Vi voglio mostrare questa slide non per i numeri e neanche per il diagramma che sale a destra, è per farvi vedere l'angolo a sinistra, quello in basso a sinistra. Quello è veramente l'angolo stupefacente. E quando è iniziata questa cosa che fa impressione? Ora, che sia il 2010 o sia il 2000 o il 2005 o il 1998, non ha importanza. Quello che importa è che tutti questi dati, cioè questo mondo digitale in cui noi ormai no, viviamo, sempre di più, l'abbiamo creato tutto noi. Cioè, il mondo dei dati, questi gazzilioni di zettabyte, gazzilioni di dati, cioè, è qualcosa che nasce letteralmente con questa generazione, con chi sta in questa chiacchierata oggi, e non ha precedenti, e quindi ha anche, poi magari ne parliamo dopo se volete durante il Q&A, ha anche problemi da baby boom, cioè questi dati vanno tutti in pensione allo stesso tempo, tutti insieme. Voi pensate, poi toccherò questo argomento verso la fine della presentazione, a cosa significa sia la traduzione del non digitale in digitale, che sta avvenendo sotto i nostri occhi, quindi questa transizione, sia che cosa significa mantenere tutti questi dati dopo domani, cioè la prossima generazione, la prossima ancora, non nel 2025, ma nel 2050, nel 2075, nel 20, eccetera. Ecco. Se noi di qui, se volete, a mezzo secolo, guardiamo un po' a questo baby boom dei dati, cominciamo subito a capire che le questioni non sono soltanto, diciamo, tecnologiche o tecniche, ma anche concettuali, anche di governance e così. A questo punto, ho introdotto già la parolina magica che vorrei utilizzare un po' come, filo rosso per tutto quello che dirò durante, questa mezz'oretta che abbiamo tra noi e poi Q&A. Governance. Il mondo digitale, essendo una rivoluzione così drammatica, radicale, drammatico è un anglicismo, cioè così profonda, e ha bisogno di guida. Ne ha bisogno in maniera seria. Non basta ripensare il futuro in termini più o meno ampi di un passato che abbiamo già visto, dove le cose magari hanno anche funzionato. Voi pensate, ad esempio, a tutto il mondo del copyright. La coperta non sempre arriva e tirarla, allungarla, eccetera, a volte in realtà non è sufficiente. Io ho l'impressione, ma poi magari ne parleremo, che si tratti di inventare, scoprire, disegnare nuove coperte. Il che non vuol dire buttare quelle vecchie, vuol dire scrivere il secondo capitolo di una storia il cui primo capitolo va benissimo. Ma per procedere nella gestione dello spazio digitale, e quindi anche nel nostro caso, appunto, di che cosa vuol dire avere un futuro per le digital humanities, semplicemente estendere soluzioni buone del passato al futuro come se nulla fosse cambiato, vuol dire non aver fatto i conti con la rivoluzione in questione. Governance qui lo riprendo da Platone, non da qualcun altro più recente, intesa come controllo e direzione. Quello che vedete lì non è il solito manager sulla rivista patinata che non c'è niente da fare dalla mattina alla sera se non andare in barca. No, quello è Platone. Platone con il nocchiero che ci dice, guardate che il nocchiero conosce la barca, conosce i venti, le maree, ma soprattutto sa dove andare, quindi per questo fa una buona governance del sistema. Poi ovviamente lo Stato, l'Accademia, il mondo della ricerca, eccetera, eccetera, come barca, diventerà una metafora che conosciamo bene. Ecco, quindi questo è un po' quello che c'è dietro, cioè cosa vogliamo fare con il controllo e la direzione di uno spazio che oggi diventa sempre più uno spazio delle esperienze. Le esperienze sono sempre di più anche, o a volte addirittura soltanto digitali. Non significa dimenticare l'analogico, vuol dire anche aggiungere questa componente. Che cosa vuol dire controllare e dirigere, disegnare al meglio questo spazio che le permette? Questo è un po', diciamo, quello che vedremo nelle prossime slides. A questo punto inizia, diciamo così, la prima parte di questo veloce excursus su un po' di elementi da mettere in fila in termini avere oggi esperienza post-rivoluzione digitale. Oggi l'esperienza che noi abbiamo, io l'ho definita on life, una parolina che ha avuto successo, l'ho coniata per la Commissione europea tanti anni fa, perché c'era un progetto esattamente su che cosa significa per le cittadine e i cittadini europei vivere in una società sempre più digitalizzata. Questo vuol dire non distinguere più tra l'online e l'offline, cosa che non ha più senso. Se lo chiedi ancora, sei online, sei offline, vuol dire che sei degli anni 90. Oggi quelle bambine, ad esempio, online, offline, non ha, vuol dire non aver capito dove si è. In realtà vivono online, dove digitale e analogico, online e offline, continuano sempre di più a mescolarsi.
Questo, tra le tante cose, ha comportato una rivoluzione anche nella nostra autocomprensione. L'ho chiamata la quarta rivoluzione, ma non per ragioni, diciamo così, industriali, nulla a che fare con la quarta rivoluzione industriale, ma per ragioni in realtà culturali, già messe in linea da Freud. Queste sono cose da liceo, quindi le ricordo velocemente. Freud ci dice a un certo punto, guardate, vi porto una terza rivoluzione. Le prime due, nell'autocomprensione dell'umanità, sono state portate da Copernico, che ci ha spostato dal centro dell'universo, e da Darwin, che ci ha spostato dal centro del mondo animale. Io ve ne porto una terza, vi sposto, no, vi tolgo dalla centralità del mondo mentale, quella centralità un po' cartesiana, non so, un po' alla Pascal. Ecco, c'è una quarta rivoluzione ormai in corso da tanto tempo, che ho voluto attribuire ad Alan Turing, ed è quella della centralità nell'infosfera, cioè in questo spazio digitale, all'interno del mondo esperienziale che ci caratterizza. Noi non siamo né gli unici agenti e a volte non siamo neanche gli agenti principali. Cioè le cose avvengono perché abbiamo strumenti, sistemi, meccanismi, automatismi che fanno le cose meglio di noi, più velocemente, più efficacemente e così via, non si stancano, eccetera. Nulla a che fare con tutta la retorica sull'arrivo dell'intelligenza artificiale. Ne parliamo magari in un altro momento, ma non c'è nulla di intelligente nella artificialità della stupidità con la quale i nostri strumenti fanno le cose benissimo. Un'altra volta, un altro contesto. La quarta rivoluzione però è in corso. Cioè l'idea che non si sia più al centro neanche dell'infosfera e che quindi sia da ripensare un po' la eccezionalità umana. Questo vuol dire anche ripensare un po' la nostra dipendenza da tutto il sistema digitale. In questo caso ho parlato di una parolina da filosofo, ma sono i concetti che ci stanno dietro, poi le paroline potete anche dimenticarle, abbandonarle, possono non piacere. Quello che è importante è capire quello che, diciamo, l'idea che vogliono veicolare. Perché la rivoluzione digitale come una rivoluzione iperstorica? Ma perché siamo diventati sempre più storici, non meno storici, altro che fine della storia come si raccontava, chiacchierava negli anni 90. Una sciocchezza allora, oggi non ha più senso. E in che senso più storici? Ma se la storia è quel periodo dell'umanità in cui finalmente si inizia a scrivere, e quindi la preistoria è non sai scrivere, non c'è la scrittura, non ci sono ICT che valgano questo termine, Information and Communication Technology, parte, diciamo, 6.000 anni fa, grosso modo, tiro lungo, tiro corto, dalle parti nostre, perché è stata inventata almeno 4 volte la scrittura, ma insomma, Mesopotamia e così via, ci siamo quasi. Ecco, per 6.000 anni, grosso modo, abbiamo goduto di questa stoicità della nostra esistenza. Quindi la memoria è memoria anche veicolabile nei confronti del futuro, non in maniera biologica, ma in maniera, no, se volete, tecnologica, scrittura o che altro. Ovviamente c'è a metà strada il libro, ci mancherebbe, quindi non soltanto la registrazione, ma anche la diffusione dell'informazione prende piede. E oggi, sempre di più, noi non è la nostra civiltà, il nostro benessere, non è soltanto collegato a, ma dipende da queste ICTs. E quindi se vuoi mettere in ginocchio oggi una società, basta staccare la luce. O in altre parole, avere esempio un virus che colpisce tutto il sistema di sanità nazionale, come è successo qui in Gran Bretagna. Gli ospedali non funzionano più, non si possono più fare operazioni, eccetera, eccetera. Ecco, questa fragilità della nostra società nei confronti del digitale sta a indicarci che siamo sempre più storici, cioè sempre più dipendenti dalle tecnologie della scrittura, della trasmissione e manipolazione, 1, 2, 3, scrittura, trasmissione, manipolazione, quindi se volete alfabeto, libro, computer, piuttosto che esserci distanziati. Questa rivoluzione, diciamo così, che è di tipo anche temporale, è anche una rivoluzione di tipo spaziale, cioè fa parte del nostro ambiente. Oggi io ho ancora qualche collega che pensa che la rivoluzione digitale sia una rivoluzione che appartiene a quella, alla rivoluzione della comunicazione. Non è così, perché nessuno è mai vissuto sulla radio o dentro la televisione, o eccetera. Ma noi viviamo dentro questo mondo. Quando noi siamo e abbiamo esperienze on life, vuol dire che passiamo dire tutto questo mentre siamo collegati in questa chat, sembra appunto autoreferenziale, è uno spazio in cui noi sempre di più viviamo e passiamo tempo. Ora, magari lo possiamo esplorare dopo, vorrei essere veloce qui, ma considerare che i diritti umani, visti alla luce di questa dicotomia, cioè il digitale è una rivoluzione della comunicazione, quindi certi diritti si applicano e altri un po' meno, invece è una rivoluzione di tipo ambientale, la costruzione di un ambiente in cui noi passiamo il nostro tempo e quindi si applicano altri diritti umani, è fondamentale.
E siccome abbiamo preso una cantonata e per molto tempo abbiamo pensato che fosse il digitale come se fosse il telefono, abbiamo preso una certa strada. Oggi in molti angoli si sta ripensando e si sta pensando al digitale in realtà come un ecosistema dove passi il tempo, dove accadono cose, dove molta della nostra vita sempre di più avviene. E vuol dire che quindi il mondo è un po' diverso e vanno adottate altre prospettive. In questo mondo in cui noi operiamo ci sono, come dicevamo prima, anche altre forme di capacità di azione. Ora qua il mondo dell'esperienziale ha davanti a sé continenti da esplorare, perché non l'abbiamo mai vista una cosa del genere. Cioè noi non abbiamo mai visto una capacità di agire con successo in vista di un fine a intelligenza zero. Fino all'altro ieri, se facevi qualcosa, risolvendo ad esempio un problema, con successo in vista di un fine, è perché avevi fatto qualcosa con un po' di intelligenza. Fosse quella di un cane pastore con le pecore o del sottoscritto che pianta un chiodo sul muro. Se lo fai senza intelligenza, ti dai letteralmente il martello sul dito. Lasci il dito nella portiera della macchina. Cioè, sei stupido. Stupido. Insuccesso, successo richiede un po' di intelligenza. Non vuol dire che se sei intelligente hai successo, ma vuol dire che se sei stupido, difficile che venga successo. Oggi abbiamo macchinari intorno a noi che hanno intelligenza zero. Almeno a tutt'oggi. Su questo potremmo anche essere d'accordo. Eppure fanno le cose meglio di noi, giocano a scacchi meglio di noi, tanto per essere banale. Questo è straordinario. E il modo in cui noi svilupperemo tutto l'apparato concettuale ed esperienziale nei confronti di questo mondo è un letteralmente continente davanti a noi da esplorare e al quale dare anche forma, perché purtroppo, qui la faccio un po' corta, anche qua ci sarebbe tantissimo da dire, ma la neuroscienza, non avendo un suo vocabolario, ha necessariamente ereditato, un po' rubato il suo vocabolario dall'informatica. E l'informatica, quando parla di intelligenza artificiale, non avendo un vocabolario che non sia relativo all'agire umano, ha rubato dall'agire umano il suo vocabolario. Allora, quando tu parli di machine intelligence oppure machine learning, ma intelligent learning vengono dal mondo binario, cioè il learning è quello nostro, o forse magari appunto del cane pastore, non certo quello, strettamente parlando, di un automa. Eppure quello è il vocabolario che avevamo, quello abbiamo ereditato. Allora, questo frammistare, la neuroscienza che parla in termini computazionali e la computer science che parla in termini, diciamo così, umanoidi, crea un'enorme quantità di confusione anche per il concetto di esperienza e così via. Di nuovo, un punto sul quale poi magari possiamo tornare. Tutto questo avviene perché il digitale nei confronti della modernità sta scollando e incollando elementi straordinari, cioè cose che noi pensavamo fossero dei blocchi e che abbiamo completamente disgregato e cose che pensavamo fossero completamente indipendenti, invece abbiamo completamente incollato come se fossero due facce della stessa medaglia. Vi faccio soltanto due esempi, magari no, ci torniamo sopra dopo, ma voi pensate a tutto il dibattito sulla territorialità della legge, che poi è Westfalia e così via, completamente scollato. Oggi non si parla più di territorialità della legge, tant'è vero che il GDPR protegge indipendentemente da dove è l'azienda o dove vengono processati i dati, perché sono dati fatti come... Io penso che potrebbe avermi chiamato Rossella o Patrizia. Suggerirei spingere il microfono a Ivano, che temo lo abbia lasciato acceso. Grazie. L'ho disattivato io adesso, grazie. Che non si ripeta. Perfetto. E dicevo... scollamento che poi ha come controparte l'incollamento, tra i tanti, dei dati alla identità personale. Oggi noi consideriamo la nostra informazione come quello che noi siamo, ma è un'idea, cioè, piuttosto recente. Allora, tutto questo ci lascia anche intendere che il design oggi è veramente dove avviene l'innovazione. Cioè, il mondo iperstorico, dell'infosfera, dell'esperienza in life, dove ci sono nuove forme di capacità di azione, nuove forme di agency intorno a noi, dove noi ripensiamo la nostra centralità, che non è più tale, un, due, tre, quattro di evoluzione e così via, ma come lo rimettiamo insieme tutto questo? Cioè, che cosa vogliamo costruire intorno a noi come spazio? E soprattutto poi, anche in questo contesto, visto che tutto diventa più complesso, come coopereremo anche a livello esperienziale in modo tale da far sì che questo sia un successo e non sia semplicemente uno sbandamento oggi in cui siamo tutti un po' confusi, inevitabilmente, perché la rivoluzione digitale sta prendendo decenni. Se vuoi pensare a quella industriale che ha richiesto per essere assorbita secoli e quella agricola ha richiesto millenni, capite che la velocità di trasformazione è talmente alta che essere un po' più sbilanciati è il minimo che debba avvenire. La cosa importante è capire che tutto questo non è un di più, non è un extra, come succede a volte parlando con alcuni politici o alcune aziende.
ma sì, insomma, un po' di digitale, o in altri contesti un po' di verde, dico qualcosa di più tra un attimo, ci mancherebbe. Non è così. Il digitale oggi è la torta, non è la ciliegina, è quello che fa la differenza, è dove sempre di più si farà la differenza, nel bene e nel male, per le ragioni che vi ho illustrato velocemente prima e per quello che poi sentiremo sicuramente dire dopo anche sulla base del progetto, pensiamo appunto al futuro delle Humantis in un mondo sempre più digitale. Capire questo vuol dire anche riuscire a capire dove andare a mettere l'attenzione su quella iniziale governance che vi sottolineavo in termini molto un po' filosofici, un po' alla Platone. È un mondo che potrebbe funzionare bene, cioè è un mondo dove l'esperienza ordinaria potrebbe diventare un'esperienza ibrida, ma nel senso buono, digitale analogica, on-life, appunto da post-quarta rivoluzione. Io qua, di nuovo, con un'altra piccola frase, perché non abbiamo tempo, sono piccoli accenni su grandi temi, è un mondo in cui noi potremo esperire finalmente un buon rapporto tra tecnologia e natura, cioè tra tecne e fuses. È sempre stato un rapporto difficile, la rivoluzione industriale in poi. Banalizzo un pochino, ma se voi pensate ai partiti verdi, ai green parties dell'Europa in varie collocazioni fino ancora agli anni 90, non erano favorevoli alla tecnologia, perché si vede sempre che la natura soffre se vince la tecnologia, e lì dove vince la natura perde la tecnologia. Con il digitale noi passiamo da una tecnologia a base analogica, che quindi deve prendere, costruire, consumare, buttare via e ricominciare da capo, quindi molto lineare, la tecnologia ci permette di fare molto di più con molto meno, cose diverse, in maniera completamente alternativa, e cose nuove che altrimenti sarebbero impossibili. Con questa tripartizione, cioè 1, 2, 3, di più diversamente e anche per la prima volta, se non meglio, è che il blu e il verde possono andare molto d'accordo, cioè il blu del digitale può veramente essere un buon amico del verde. Anche qua il mondo delle esperienze esperienziale si amplia enormemente, molto al di là anche dei limiti, se volete, importantissimi del nostro meeting oggi, delle Joy Marks. Cioè un'economia basata sulle esperienze, piuttosto che un'economia basata sul consumo, è un'economia da XXI secolo. Ci lascia anche intravedere, e questo anche da un punto di vista lavorativo, dove andremo a impiegare sempre di più la nostra intelligenza e il nostro tempo. Ma sarà nel prendersi cura di tutto, prendersi cura della presente e future generazioni, prendersi cura del mondo che ci circonda, non tanto quindi un'economia del consumo, ma, come dicevamo prima, dell'esperienza e del care. Qui di nuovo, allora, una battuta veloce su quali sono i nuovi colors del futuro. Sapete che ci sono questi tre, no? Cioè quelli brown, quelli blu e quelli bianchi. Quelli brown sono quelli che lavoravano nell'agricoltura e sono spariti. Ovviamente il 3%, che lo sono, 3-4% della forza lavoro americana, lavora nell'agricoltura. Potrebbe sparire, non se ne accorgerebbe nessuno, quei lavori. Quasi tutti poi a un certo punto sono migrati come blue collar, cioè l'industria, anche lì, da Detroit in poi, insomma, il mondo automobilistico, eccetera, si impiega in America, di nuovo, il mercato che conosciamo meglio, diciamo un 10%, grosso modo, anche qualcosa di meno. Tutto il resto, l'85% della forza lavoro americana, lavora oggi nel software, quindi bioware, hardware e software, questa è la transizione. Ma i colors del domani non saranno neanche quelli bianchi, cioè i colletti bianchi di cui parliamo in Italia, saranno i colletti verdi, cioè quelli che si prendono cura di tutto questo, i manager, ma anche fino all'ultimo che semplicemente il sottoscritto che va e porta il bidone, la spazzatura fuori e poi lo recupera. È colletto verde anche quello, senza pensare necessariamente a chi sa cosa. Questo è un mondo in cui il mondo esperienziale sta cambiando radicalmente. E qui entriamo un po' nella seconda parte, anche questa ve la farò in maniera molto veloce. Cioè, alla vista di tutto questo coacervo di nuove esperienze, nuove opportunità di esperienza, nuovi spazi esperienziali, che cosa avviene alla costruzione di questo data space o di questo spazio digitale? Come funziona? Ecco, questo dicevo, tecnicamente sono cose banalissime che chi sa di queste cose potrà soltanto sorridere. Ma se ci pensiamo con molta attenzione, tutto il mondo del digitale, tutto lo spazio digitale, è in realtà costruito sulla base di pochissime operazioni. Ed è su queste operazioni che noi dobbiamo poi, filosoficamente parlando, andare a toccare i fondamenti. Non sulle infinite possibilità di azione e di esperienza che stanno alla fine dell'operazione di costruzione, ma
Tornando di nuovo in maniera un po' kantiana, un po' a gambero, risalendo le condizioni di possibilità, ma alla fine, ma noi che ci facciamo con questo digitale per metterlo in moto? Ecco, quello che facciamo con qualunque macchina di Turing, cioè con qualunque modello di computazione oggi disponibile. Per chi avesse dei dubbi, anche in quantum computing è una macchina di Turing, tra l'altro. Una macchina fa queste cose, fa esattamente queste sei operazioni, di cui quattro sono irrilevanti nella nostra chiacchierata. Legge e scrive. Questo è quello che fa una macchina di Turing. Legge e scrive simboli su una memoria, diciamo in questo caso, senza limiti. È quello che ritroviamo letteralmente in una qualsiasi operazione Unix dove devi dare, ad esempio, delle classi di permesso agli utenti. Ve l'ho raccolte lì, con uno schemino che ho trovato ovunque. R e W vuol dire leggere e scrivere. Execute vuol dire semplicemente essere in grado di far fare cose a quella scrittura e a quella lettura. Cioè l'eseguire i comandi è un'operazione successiva resa possibile dallo scrivere e dal leggere. Se leggere e scrivere, perdonatemi la sintesi un po' drammatica, se leggere e scrivere è quello che noi facciamo con il mondo digitale per costruirlo e disegnarlo e dargli forma che poi vorremmo dal punto di vista esperienziale essere quella e non un'altra, sono tutte lì le operazioni? Veramente riusciamo a fermarci lì? Ci sono altri esempi, qua ve ne ho portato un altro, queste sono cose da Wikipedia, quindi le trovate ovunque, c'è cioè il cosiddetto CRUD, cioè, oppure che Create, Read, Update, Delete, oppure Create, Read, Edit, Delete, eccetera. È quello che noi facciamo, ad esempio, con un SQL Server, è sempre la stessa cosa. Cioè noi, alla fine, facciamo sempre soltanto due operazioni. Lettura, scrittura, del digitale, inversione, diciamo così, costruttiva per l'esperienza che poi potrà avvenire. C'è un elemento in più però, perché questo scrivere, leggere e scrivere, non tiene conto del fatto che poi questa roba deve andare da una parte o dall'altra. In realtà quello che ho presentato appunto è la macchina di Turing, ma in realtà noi poi abbiamo tante macchine di Turing che si parlano tra loro. Allora c'è un altro elemento qui da mettere in più, ed è quello del trasferimento. Allora tutto quello che noi facciamo nel digitale rientra sotto queste tre categorie, lettura, scrittura e trasferimento. Ovviamente qua sono categorie macroscopiche in cui rientrano moltissime cose, ma è importante avere qualche punto di riferimento. Ecco qua che vi ho aggiunto, ad esempio, tre elementi quando parliamo di accessibilità dell'informazione. E questo è leggibilità. Quando parliamo di disponibilità di quell'informazione, è un po' leggibilità ed è un po' scritturabilità, cioè writability. Oppure la condivisione dei dati, cioè va sotto, diciamo, il titolo della trasferibilità e via. Allora, piccolo esercizio, e siamo quasi, diciamo, in versione finale, ultime slides e chiudo. Piccolo esercizio di astrazione. In un altro contesto, nella prima metà della mia esistenza, io ho fatto il professore di logica matematica e c'è un trucco che i logici matematici adottano quando devono parlare delle relazioni. Ad esempio, essere più alto di. Se Alice è più alta di Paolo, quella relazione la chiamiamo binaria, 2. Se Alice siede tra Paolo e Laura, allora quella relazione richiede 3, è ternaria. Allora, binaria, ternaria, eccetera, capite che finiscono sempre in aria. Allora, i logici poi smettono di parlare delle relazioni che sono binarie, ternarie, eccetera, e parlano semplicemente della arietà delle relazioni. Con questa astrazione molto simpatica, che è un po' veloce, noi possiamo fare la stessa cosa e fare una domanda unica su tutte e tre le operazioni atomiche di cui vi ho appena fatto la lista. E cioè, vedete che ho staccato la ability da tutte e tre e chiederci, ma qual è la ability dello spazio digitale, del nostro data space, oggi in versione esperienziale? Per metterla in maniera un pochino più schematica, ecco che allora le tre operazioni sono readability, writability, transferability. E se voi mettete ogni operazione in termini di 0, cioè non c'è zero leggibilità, ad esempio, di questi dati, fino alla massima, completa leggibilità, da 0 a 4, e lo mettete per tutte e tre le variabili, capite che uno spazio digitale, esperienziale per noi che siamo appunto sempre più online, eccetera, ha una massima ability di 12. Così, per, diciamo, dare un numeretto un po' semplice a un concetto un po' complicato. Perché vuol dire che ho 4 punti di readability, 4 punti di writability, 4 punti di trasferability.
Se ho tutte queste tre cose, vuol dire che tutto il resto poi può essere costruito sopra. Non vuol dire che succede, ci mancherebbe, ma vuol dire che è reso possibile sempre di più da questo zoccolo duro. Ecco che allora, siccome mi era stato chiesto di arrivare, e vedo che sono le ultime tre slides, anche a questioni, diciamo così, toccare questioni etiche, questioni legali, tre slides per dare soltanto un accenno, perché poi le cose da dire sono troppe. Qual è la piena ability dello spazio digitale in termini di fattibilità? Qui abbiamo questioni tecniche, protocolli, stanza, security, eccetera. Abbiamo questioni legali, pensate al GDPR, all'IBL, e così via. E abbiamo questioni sociali, forze di mercato, public opinion. Cioè. Questo mondo è legato alla full ability dello spazio digitale che rende possibile poi alcune esperienze piuttosto che altre. C'è cioè, poi una questione culturale. Stessa domanda, qual è la full ability dello spazio digitale da un punto di vista culturale? E qua forse vale la pena spendere soltanto un minuto in più, perché so che stiamo arrivando alla fine del mio tempo, ci siamo quasi. Una questione di otto minuti comunque. Ci siamo. Una questione di traslazione, cioè di trasferimento, di passaggio del guado. E lì vi ho messo come esempio quello del cinema muto. Parlo con persone esperte, quindi non mi azzardo a dire cose che sapete e conoscete benissimo. È soltanto una nota per ricordare a tutti e a tutti che ovviamente noi abbiamo perso un'enorme quantità di prodotti culturali nel passaggio dal cinema muto al cinema sonoro. Certe cose non hanno fatto proprio passare e non hanno fatto più. Ora, recentemente, ad esempio, c'era un piccolo dibattito qui interessante su alcune cose molto belle che la BBC aveva fatto negli anni 60, di cui non c'è più traccia. La BBC non ha più records di questa roba. Nessuno l'ha registrati. Ce li siamo persi. C'è un po' di memoria, un po' di ricordo. Allora, una delle questioni sulla ability dello spazio digitale è legata a questo trasferimento, al passaggio del guado. Voi immaginate, letteralmente nell'esperienza casalinga, quante cose abbiamo prima trasferito sulle cassette, poi dalle cassette al CD, poi dal CD a qualche USB, poi e così via, e quante cose poi in realtà abbiamo lasciato dietro. E questo trasferimento tocca anche poi la nota successiva, quello della strutturazione. Ora, qua si parla molto, mi avviso anche in maniera forse a volte un po' confusa, di liquido questo, liquido quell'altro, modernità liquida, la società liquida, il business liquido, pare che tutto sia diventato diciamo un po' di acqua di qua, un po' di acqua di là. È un po' più complicata la cosa, perché non è che è sbagliato, ma è come avere l'impressione che siccome si passa da una società altamente analogica e quindi più rigida, a una società sempre più digitale, quindi se volete più flessibile, più modellabile, più, tra virgolette, liquida, allora non ci sono più regole di strutturazione. Non è così. Non è semplicemente cioè, viene eliminato qualcosa, è che la strutturazione avviene in maniera molto diversa. È cambiata, tuttavia. Cioè, io penso che qua i più grandicelli tra noi, in questa chat, in questa conferenza, ricordano ancora perfettamente l'esperienza di sapere qual è la canzone successiva di un LP che stai ascoltando, perché l'hai sentito tante di quelle volte che sai benissimo che la prossima è. Questo ovviamente avviene sempre di meno in un contesto, o se volete è sempre più personalizzato, in un contesto in cui da Spotify a quello che volete, io in realtà compro canzoni, le metto in un ordine che poi a volte semplicemente chiedo al mio attrezzetto di randomizzare, così non ho quell'esperienza in cui so già qual è la canzone successiva. Ma la randomizzazione delle canzoni, permettetemi di affondo su questo punto e poi concludo, non vuol dire l'assenza di struttura. Randomizzazione è fatta anche quella in versione strutturale, è una metastruttura. D'ora in poi le canzoni saranno strutturate in maniera randomizzata. Poi per chi sa di queste cose, benissimo, che in realtà randomizzata non è, perché il vero random è una cosa quasi impossibile. È come il vuoto in fisica, è quasi un ideale. Ma random enough, diciamo così, per la nostra esperienza. E ci sono anche cose bellissime che si possono fare. Io ho portato recentemente, anzi qualche anno fa, in realtà, un esempio molto bello di mesh art, dove un artista ha messo insieme tutti gli spezzoni cinematografici in cui
vari personaggi entrano in un bar, dal bar ovviamente di Guerre Stellari a vari altri bar classici, di film classici, per creare una nuova storia in cui tutti questi personaggi si incontrano e c'è un inizio e una fine, eccetera. Ecco, questo è possibile grazie al digitale. Quindi lo structuring in realtà qua forse andrebbe chiamato un de- e restructuring di tutto questo spazio. E poi la preservare. Cosa significa oggi preservare il capitale semantico? Un'altra espressione che ho voluto usare in passato per parlare di tutto quello che noi creiamo come nostro mondo culturale, scientifico, dell'immaginario e così via. Preservare quel capitale semantico vuol dire anche assicurarsi che non ci sia mancanza di memoria fisica. Oggi, quella slide che vi ho fatto vedere all'inizio, l'esplosione dei dati vuol dire anche a volte avere bisogno di una cultura, ma molto attenta, una governance della cancellazione, che rimpiazza in realtà una governance della registrazione con la quale noi abbiamo vissuto tutta la nostra vita umana, cioè da quando abbiamo inventato la scrittura a oggi. Il problema è sempre stato, siccome faccio fatica a registrare qualcosa, mi costa, che cosa registro, che cosa no, metto su un papiro, su una tavoletta, su un pezzo di marmo, su un supporto che esso sia. Oggi ovviamente quella cultura si è un po' ribaltata. Siccome il digitale sostanzialmente si presenta come di nuovo registrato di default, a un certo punto la memoria si riempie. Immaginate appunto l'effetto fotografia nel mio telefonino. Quindi devo avere una governance di che cosa cancello, non di che cosa accumulo, perché l'accumulo avviene quasi automaticamente, è quello che tolgo. Quindi sostanzialmente sviluppare no, una cultura che sia anche una cultura, perdonatemi appunto il momento un po' esagerato, ma insomma, spero di aver spiegato il punto con sufficiente attenzione, della cancellazione dell'esperienza della memoria, non soltanto dell'accumulo. Ecco, su questo di nuovo abbiamo enormi continenti davanti a noi. Non ci siamo arrivati prima, non è una cosa che semplicemente adesso vado a vedere come hanno fatto le passate generazioni, tocca a noi. A questo punto, siamo in finale, l'ultima cosa sono questioni normative. Chi è che controlla la ability di questo spazio di dati, questo spazio digitale? Quali gradi di accountability, cioè di responsabilità che richiede un rispondere di quello che uno ha fatto? E quali sono i livelli di una competizione decente, fair, che permetterebbe uno sviluppo diciamo, più etico di questo spazio? Ecco, su questo forse ricorderei soltanto il concetto di sovranità digitale. Fino all'altro ieri, letteralmente, diciamo così, tutte queste risposte venivano date da un certo concetto di sovranità digitale, per cui magari né bene né male, ma avevamo un po' l'idea di chi potesse fare un po' le regole del gioco. Oggi si parla di sovranità digitale come qualcosa che andrebbe, tra virgolette, recuperata. Ma siccome lo Stato, che in questo caso, nel nostro caso, essendo in Italia, l'Europa non ce l'ha mai avuta, la sovranità digitale, parlare di recupero è un po' strano. Va recuperato, se volete, senza il re, cioè va ottenuto. Perché al momento la sovranità digitale ce l'hanno le aziende, giustamente, che abbiamo lasciato libere di costruire questo spazio digitale in cui noi abbiamo le nostre esperienze. Allora, l'ability oggi è nelle mani di chi oggi determina anche il tipo di esperienze che possiamo fare. E siccome questo era appunto quello che vi avevo promesso essere un po' il punto chiave, ultima slide. La nuova sfida quindi finisce per essere in questo spazio delle nostre esperienze, non tanto l'innovazione digitale, che è importantissima, ma la governance del digitale, cioè chi e come e secondo quali regole metterà un po' ordine in tutto questo. Il mettere ordine non vuol dire imporre dall'alto, avere una sorta di fiducia illimitata nelle nostre capacità di determinare il futuro, no. Vuol dire semplicemente fare un po' i conti con l'umanità. Da sempre noi barcolliamo un po' tra il fare, lo sbagliare, l'aggiustare, ricominciare, due passi avanti, un passo indietro. Ecco, sarebbe il caso adesso di fare un altro paio di passi avanti, e cioè mettere un po' ordine in un contesto in cui la possibilità dell'esperienza digitale è letteralmente in gran parte nelle mani del privato e di aziende il cui compito non era quello, non doveva essere quello, e né bene né male finiscono per doverlo fare al posto invece della società. E con questo chiudo e spero di poter avere ancora un po' di tempo per il Q&A. Grazie.
C'è tutto il tempo che ci eravamo detti, per grazie intanto comunque a Luciano Floridi per questa chiarissima introduzione e presentazione del problema. Dicevo, c'è tutto il tempo che ci eravamo detti per discutere. Sottolineo alcuni passaggi, non sto a riepilogare quello che lui ha detto per guadagnare tempo alla discussione, ma quest'ultimo punto mi sembra centrale se ci mettiamo dal punto di vista della ricostruzione di una governabilità, io direi, lasciando stare anche il nocchiero di Platone, una qualche forma di governabilità di un ambiente che è consegnato decisamente a dei soggetti che sono fuori da qualunque forma di controllo pubblico, perché sovra, infra, trans, statali o quello che è. Così come è sotto, io avevo letto tra gli altri nei mesi scorsi quel libretto che Floridi ha fatto anche lì da un convegno insieme a un altro autore, Carbizer, che poi sono due contributi sull'intelligenza artificiale. Questo non è così, lei l'ha fatta passare con molta nonchalance come una cosa ovvia, ma non è così ovvio tutta la richiesta di essere in grado di orientarsi in ambienti aperti, che si fa l'intelligenza artificiale, sconta quell'elemento di base che lei in quel saggio chiarisce con molta evidenza, del fatto che in realtà sono forme di stupidità, cioè che agiscono in base a un ambiente enveloped, cioè che deve essere precostituito nelle sue limitazioni, quindi che mettere in un sistema aperto rischia di essere un'illusione che produce sfracelli. Sono dettagli non da poco per definire. Poi avrei personalmente anche un po' da filosofo alcune domande, per esempio sulle implicazioni della riformulazione di un'antropologia che questo ragionamento comporta, quando lei ha accennato il punto della quarta rivoluzione, cioè di quella di Turing paragonabile a quella di Darwin e di Freud. Sì, Copernico, sì, però non vorrei spostare la discussione su questi piani immediatamente. Un punto io sollevo, ma aprendo la discussione, non chiedendo un'immediata risposta, perché vista il grado anche molto qualificato del nostro floor, sarebbe interessante sentire altre voci. Solo il punto che non mi è chiaro, l'equivalenza che lei ha fatto Blue-Green, se mi sembra che ci sia un, non che io sia contrario per principio, ma ci sia una spinta molto forte negli USA, sarà anche per l'emergenza della questione energetica, a mostrare come anziché meno lì c'è un consumo esponenziale di energia che richiede consumo hardware, cioè quelle sono proprio o combustibili fossili o altro, elettricità, per esempio tutta la tecnologia di Bitcoin, anche recentemente è emerso quanto costi o sia un problema l'uso dell'energia che comporta, cioè, estendendo poi con tutte altre modalità, sì, diciamo, a tanti altri campi, le tecnologie basate su blockchain rischiano di diventare anche una delle fonti di consumo, ma in generale, anche quando noi nel telefonino chiediamo il numero di telefono, stiamo consumando energia e spazio nei server, eccetera, nei motori di ricerca. Quindi questo punto non mi sembra così liscio, diciamo così, mentre sono d'accordissimo su tutte le sue diciamo fuoriuscite dall'ovvietà di cose come la liquidità legata al digitale, quelle perfettamente ben dette. È semplicemente che complica, o come diceva a proposito della randomizzazione, è un meta-ordine che non è affatto un non-ordine. Sono tutte cose che vanno riviste con maggior consapevolezza. Io ho apprezzato molto il contributo che lei ha dato oggi e in generale alla fuoriuscita dalla, diciamo, autoevidenza di cose che invece richiedono di essere messe in questione, che per l'appunto è il punto, secondo me, per eccellenza dei filosofi in questo contesto. Aprirei la discussione, però, quindi chi vuole intervenire può alzare la mano, chieda di farlo, diciamo abbiamo una mezz'oretta per farlo. Solo una cosa ho dimenticato di dire, tutto questo, il lavoro di oggi appunto, mi ho dimenticato di stare più di 3 minuti, per pazienza, ma
tutto il lavoro che abbiamo fatto in questa ricerca è un lavoro che confluisce in un sito dove sarà consultabile, non so, per un certo periodo, cioè per qualche anno speriamo, che si chiama Architectural Humanities, in cui questa, come le altre ricerche condotte nell'ambito del Dipartimento di Architetture che afferiscono al suo lato umanistico, chiamiamolo così, cioè di estetica, di storia, di scienze sociali, eccetera, si troveranno depositate con tutti i materiali. Non è ancora accessibile, ma lo sarà nel giro di qualche settimana. Chi chiede la parola? Coraggio, abbiamo tempo, ma non va. Ecco, Gioia, Laura, Iannilli, scusa, non l'avevo vista. Prego, Gioia, Laura, entri pure. Sì, buon pomeriggio. Basta che stiamo partecipando a una cosa. Allora, scusa. Ok. Allora, ogni grazie. Tanto qualcuno si dimentica il microfono, mi raccomando, tenete gli spinti. Io ho l'autorità di farlo, ma già individuare la persona e farlo è qualcosa che complica la vita. Prego, Gioia. Sì, allora grazie mille Luciano per la tua lezione. Avrei una domanda rispetto al rapporto tra la governance, che è chiaramente uno dei cardini della ricerca che conduci da tempo, e quello che è stato un pochino il focus della lezione di oggi, quindi proprio il design d'esperienza, che poi si è declinato dal punto di vista dello spazio digitale, insomma è stata poi la cifra distintiva di oggi, però insomma, rimarrei più sul piano del design d'esperienza in generale. Mi piacerebbe sapere in modo un pochino più approfondito, perché ovviamente non c'era tempo, immagino, oggi di farlo, come illustreresti il rapporto tra governance e design d'esperienza dal punto di vista di coloro ai quali questo design d'esperienza è rivolto, ovvero i cosiddetti experientors o experiencer, che dir si voglia. È ovvio, sì, capisco che è una domanda molto ampia e vaga, però sarebbe interessante sapere se ci sono almeno dei punti cardine, delle linee guida che magari ti sentiresti di enucleare, appunto non tanto dal punto di vista della governance in quanto tale, ma dal lato del, insomma, dal polo di chi appunto deve in qualche modo fruire di certe strutture esperienziali che vengono progettate in qualche modo. Ecco, spero di essere stata vagamente chiara. Grazie. Sì, grazie. Procediamo da questa domanda? Io vedrei se ce ne sono altre, le raccoglie, sì. Almeno due o tre, solo per dare spazio. Volentieri. Però se non ce ne sono, passiamo subito a rispondere. Ma apriamo il ghiaccio. Diciamo, sì, va bene. Il ghiaccio. Ecco, c'è un... Pietro Montani, prego. Sì, buonasera, buonasera Floridi, sono molto lieto di conoscerla, la seguo da molto tempo e ho fatto molto uso dei suoi concetti. Spesso chiarificanti per me, anzi quasi sempre. Dunque, un'unica cosa volevo chiederle, che insomma forse è un argomento enorme, però possiamo forse aggiungere qualche elemento. Quando ha parlato dell'intelligenza artificiale, per esempio del fatto che le macchine capaci di deep learning sono però poi confinate in quelle che il professor Borsari ricordava, lei stesso ha definito envelope, no? Cioè non un vero e proprio environment, ma un envelope. Mi chiedevo se ultimamente, poi ultimamente vuol dire negli ultimi 2, 3, 4 anni, proprio in rapporto a quella, la prima slide che lei ci ha mostrato, se l'intelligenza artificiale non sta più lavorando su un modello unicamente basato sul calcolo, come mi è sembrato essenzialmente quello a cui lei ha fatto riferimento, cioè la macchina ormai di certo vince a scacchi o a Go perché ha una capacità di calcolo assolutamente incomparabile con quella di una mente umana, ma delle macchine di sistemi di deep learning
reti neurali e così via, che hanno una certa plasticità, cioè una certa reattività nei confronti delle contingenze. Se poteva dirci qualcosa su questo, perché mi sembra che qui siamo di fronte a qualcosa che sta prospettando uno scenario in parte nuovo. Ecco, grazie. Certo, certo, volentieri. Direi che con tre domande si può anche... Ah no, un attimo, altre due, scusate. Allora, Flaviano Celaschi, prego. Sì, grazie dell'intervento. A me ha fatto venire in mente la scoperta del mondo americano, del nuovo mondo, il modello americano, quindi le categorie della conquista, dell'indipendenza e poi la deregulation, concetto di frontiera che va dall'West fino allo spazio, lo spostare continuamente in avanti questa frontiera e quindi anche le reazioni, il concetto di resistenza, tentativo di difesa da questa espansione, insomma un modello che mi è venuto spontaneo ascoltando le sue parole. Grazie. Andrea Cattabriga, prego. Sì, grazie ancora per l'evento di oggi. Io da designer pongo un tema forse pratico. Quando parliamo, io mi sto occupando di appunto di interazioni con le intelligenze artificiali e nel progettare queste esperienze, quando tengo conto dell'agency di un portatore di interesse, io posso lavorare per limitare o confinare la sua capacità di impattare su un sistema. Quindi qui lavoro sulle scienze del comportamento che ci danno una mano. Quando parlo di approcci di intelligenza artificiale, ho il problema di gestire un'agency distribuita data dall'interazione di soggetti che sono distanti non solo nel tempo, ma anche nello spazio, no? Lo sviluppatore che ha gestito i cluster e pulito i cluster di dati, chi gestisce l'interazione. Quindi sono tecnologie che sottendono sostanzialmente forme di potere, di estrazione di valore delocalizzate su scale temporali e spaziali diverse fra loro. Questo tipo spazio per il design è abbastanza nuovo. Viene da dire che bisognerebbe iniziare a pescare dal futuro, quindi tenere in campo la possibilità di governare scale che non solo basano la propria esperienza sul passato, come fanno le intelligenze artificiali lavorando su dati del passato, ma poter inserire qualcosa dell'agency di chi subisce, penso alla collettività, gli effetti a volte nefasti di questi sistemi quando non sono a controllo. Ecco, quindi mi piacerebbe da lei sapere se ci sono spunti su come governare questo nuovo livello di complessità. Grazie. Certo. Io mi fermerei qui perché... Sì, d'accordo. Se no perdo il filo. Domande, basta, ne avanzo. Diciamo così, a proposito di computer, la mia memoria è limitatissima. Cioè quella dello sbarco sulla Luna, diciamo così. Allora, partirei, però faccio velocemente e poi magari ci ritorniamo. Sono tutti punti veramente importantissimi. Forse partirei proprio dall'inizio, dalla prima osservazione su il verde e il blu, ma il blu consuma il verde, cioè in fin dei conti queste macchine consumano un enorme quantitativo di energia. È vero, dati alla mano, basta fare una ricerchina su Google e vengono fuori delle cose raccapriccianti. Quello che costa fare una search su Google, la stessa search che abbiamo appena fatto, in termini di lampadine accese, oppure quello che consuma tutto il settore del digitale, oggi più o meno paragonabile, poi a seconda del tiro lungo, tiro corto, quello che ci metti dentro, non ci metti dentro, insomma, però ecco, si può dire, guardate che tra il settore dei trasporti aerei e il settore digitale, ormai in termini di impatto ambientale, consumo, anidride carbonica, CO2 e così via, stanno lì. E siccome appunto la Canaria non è che ci abbia questo gran nome in termini di quanto è sostenibile, quanto è verde, perché allora il digitale invece dovrebbe, come dire, dipingersi di verde di suo, quando altri che fanno lo stesso danno e consumo no? Questo, diciamo, è un punto fondamentale. E la risposta a questo punto è che è così, e non ma, e è in realtà quello che stiamo mettendo in campo, sapendolo o non sapendolo,
una sorta, per chi gioca a scacchi la parola è gambit, una sorta di rischio calcolato, che il danno che fa lo sviluppo del digitale alla natura rispetto a tutti i vantaggi che comporta sarà tale che tutti i vantaggi che comporta arriveranno prima a salvare la natura piuttosto che tutti i danni che questo portare vantaggi immediatamente comporta. Ci sono dati anche qui alla mano e sono abbastanza rassicuranti che per ogni danno fatto dal digitale in termini di consumo energetico, i vantaggi che comporta in termini di sostenibilità, protezione della natura, restaurazione, eccetera, eccetera, sono, potete decuplicarli. Allora, è vero che fa male, ma è, se volete, una cura da, si diceva, da cavallo per salvare capo e cavolo. Allora, non sapere che tutto questo costa enormemente dal punto di vista energetico è veramente un po' strano. Calcolare anche che questo costo ha un ritorno enorme rispetto a quello che sarebbe stato, ad esempio, l'impatto analogico della stessa equivalente o quello che non avremmo potuto fare e così via, questo è anche, la controparte. Per semplificare molto, il passaggio dalla candela alla lampadina ha portato enormi vantaggi da un punto di vista energetico, ma anche di consumo. Il passaggio dalla lampadina al LED ci lascia di nuovo in una situazione migliore, ma non è che il LED non consumi energia. C'è poi un altro discorso che è quello appunto di Bitcoin, cioè lì dove il digitale in realtà consuma, ma consuma anche se volete in maniera più o meno giustificata. Quel contesto lì è un contesto ancora un po' da studiare. Cioè è vero, ad esempio, che se, a seconda dei calcoli che leggere Bitcoin consuma come la stessa equivalente di energia elettrica che consuma la Danimarca, ad esempio. Adesso vado un po' a memoria, magari un altro stato, ma insomma sono quantità enormi, verissimo. Ma voi avete anche presente quanto consuma la produzione di carta e monete? Cioè non è che invece, vuol dire, noi, no, quando ci scambiamo le banconote e il metallo di quelle monete da dove è venuto, cioè l'impatto dell'equivalente da un punto di vista analogico, qual è? Allora lì sì che bisogna cominciare a fare la paragone e al momento bisogna dire che l'impatto di Bitcoin è peggiore. Cioè, fatto questo lavoro di comparazione, in realtà poi il digitale non è che faccia molto bene. Questo vuol dire che, ad esempio, quello possiamo smettere di farlo. Adesso in un mondo fantascientifico in cui uno decide dall'alto verso il basso, basta con Bitcoin perché fa male all'ambiente. Cioè, lì dove il digitale ha un danno che tuttavia si trasforma, si moltiplica, ha un moltiplicatore enorme in termini di vantaggi, allora possiamo continuare a investire e magari fare sempre meglio. Lì dove il digitale ha esattamente il rapporto contrario, possiamo anche, tra virgolette, staccare la spina. Questo torna al punto che giustamente sottolineavo fin dall'inizio, sulla governabilità. Cioè, da qualche parte qualcuno deve anche decidere. E non sono le forze di mercato. Cioè, non vorrei che almeno da parte mia, e mi parla uno che sono quasi 30 anni che sta in Gran Bretagna, ormai devo dire, un certo liberalismo, anche se non vuoi, ti entra nel sangue qui, giorno dopo giorno. Eppure, nonostante 30 anni di Oxford, competizione, Gran Bretagna, libero mercato, eccetera, eccetera, ti resta la convinzione da europeista convinto che il mercato è fatto per fare certe cose, non altre. E non è fatto per gestire questo. Cioè, come dire, quando le persone dicono guardate che è un fallimento del mercato, io mi irrito perché è come dire che il martello è un cacciavite fallito. Il martello non fa il lavoro del cacciavite. Cioè, il mercato fa bene in termini di creazione di ricchezza, non lavora o fa malissimo, o non lo fa affatto, o l'uno o l'altro, quando questa ricchezza va distribuita e deve essere creata da un punto di vista di sostenibilità ambientale. Queste due cose il mercato, lasciato a se stesso, le fa malissimo o non le fa proprio. Ma non è che allora è un cacciavite mancato, è un martello che fa il suo lavoro. Facciamo queste altre due cose con il cacciavite giusto, governabilità. E quindi costo, ad esempio, del digitale, cacciavite giusto, governabilità, andare a vedere lì dove conviene, perché fa bene alla natura, alla società e al business, lì dove invece fa male all'una, all'altro o a tutte e tre. Venendo alla domanda di Gioia Laura, grazie, domanda fondamentale, importantissima, anche qua cercherò di cavarmela in maniera un po' veloce, schematicamente. Qui io lo so che ci sono studi enormi sulla user experience, la user-centered design, eccetera, eccetera, quindi non mi avventuro perché so che chi è in questo chat ne sa tantissimo. Quindi mi limito a due punti forse magari un po' meno noti. Uno è quello della
eccessiva enfasi nei confronti dell'empowerment dell'utente, dell'esperitore, di chi sta dalla parte di chi l'esperienza ce l'ha e non la sta disegnando per qualcun altro. L'empowerment è una trappola micidiale. L'abbiamo adottata perché la narrativa faceva comodo a chi di questo empowerment poi sfrutta i benefici, ma attenzione quando si fa design esperienziale a non confondere l'empowerment con il cosiddetto enabling, cioè il rendere possibile ma non responsabilizzare chi l'esperienza ce l'ha se l'esperienza funziona male. Semplifico moltissimo con il seguente esempio. Se io ti faccio un empowerment e sono ad esempio uno che disegna l'interfaccia per l'accessibilità di certi siti e dico guarda, dobbiamo fare, questi siti possono essere, questa piattaforma può essere accessibile soltanto per dai 13 anni in su. Dice ma non funziona, ci può andare chiunque. Guarda. Allora sai che facciamo? Facciamo un bello empowerment dei genitori dei bambini. E no, è troppo comodo. Non è che fai l'empowerment dei genitori che così poi quando le cose vanno storte è colpa loro. Tu devi fare un design decente in cui se le regole sono sotto i 13 anni non puoi partecipare su questo social media, sotto i 13 anni non partecipi. Questo trucchetto dell'empowerment, che praticamente è una modalità di slittamento della responsabilità nei confronti di un design fatto male, ecco, questo è veramente un brutto modo per lavorare nei confronti di chi l'esperienza ce l'ha. Quello dell'enabling è diverso, cioè in realtà tu mi rendi possibili certe esperienze che poi io posso prendere o non prendere, ma dove la responsabilità, nel caso in cui l'esperienza sia fallimentare, non perché l'ho usata male io, perché appunto ho fatto qualcosa di sbagliato, ma perché era stato, diciamo, chi me l'ha messa a disposizione che non ha fatto il suo lavoro, ecco lì invece l'enabling non è questo slittamento. Questa era l'unica cosa che vorrei aggiungere qua, magari ci torniamo sopra se abbiamo tempo. Con Pietro Montani, grazie tantissimo, domanda cruciale. È ormai, io allungherei anche un po' i tempi, è ormai almeno un decennio che l'intelligenza artificiale ha ripreso vita, è diventata una cosa diciamo che finisce sui giornali, perché ha mollato quello che noi chiamiamo l'AI simbolica, quella che per chi si occupa di queste cose, cioè quando io insegnavo questa roba, si chiamava Prolog e così via, che era fondamentalmente, adesso di nuovo per chi fa queste cose, perdonatemi la super semplificazione, ma aveva come cavallo di battaglia, cioè proprio come dire il motore centrale, l'inferenza logica, quella se allora, quello era diciamo l'engine di tutto quanto l'intelligenza artificiale e quella è andata veramente benino ma manco tanto. E quell'intelligenza artificiale lì, per esempio, quando gioca a scacchi, lo doveva fare con enormi banche dati. Tu praticamente giocavi non contro un computer, ma giocavi contro tutti i migliori giocatori e giocatrici di tutti i tempi, al contempo, con un search engine e con algoritmi. E beh, certo, poi alla fine perdi. La nuova, tra virgolette, intelligenza artificiale è nuova, tra virgolette, perché in realtà gli algoritmi che ci stanno dietro, che sono di tipo statistico, non più di logica deduttiva, ma di statistica, non hanno più il se allora, ma hanno l'associazione tra pattern di qua e pattern di là, tanto per semplificare moltissimo. Allora, gatto, 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 e alla fine, di tante fotografie, l'algoritmo conforma in modo tale, cioè la rete neurale, nelle sue strutturazioni più o meno complesse, si conforma in modo tale da essere in grado di riconoscere gatti che non ha mai visto. Questo è veramente straordinario ed è bellissimo. Questo però, gente come me, lo insegnavamo già negli anni 90, perché l'ABC dei neural network ha decenni di storia. Tra l'altro è una storia anche canadese, andate a vedere, molto interessante. Perché è interessante questo? Ma perché non ha avuto lo sviluppo che avrebbe avuto e che ha avuto oggi, perché gli mancavano due cose fondamentali che giustamente Montani ha messo in luce. Uno, l'enorme potenza di calcolo necessaria. La potenza di calcolo per fare questi lavori è da capogiro. Quando abbiamo fatto l'analisi con un collega di IBM di GPT-3, cioè che poi è l'ultimo di questi, adesso il penultimo di questi motori che creano, ad esempio, linguaggi di creazione linguistica, ma l'energia e la computazione che ci va dentro è da capogiro, tant'è vero che se lo può permettere soltanto grandi aziende, Google e così via. E parliamo di decine di milioni di dollari per un progettino di quel tipo. Bene, l'altra cosa sono i dati. Cioè tu avevi bisogno di milioni di fotografie di gatti gratuite, così, e che negli anni 60 non c'erano, cioè letteralmente. Cioè quando avete visto quella curva,
Quella curva è anche quella che permette il training dei neural networks con varie modalità, feedback, non autonoma, poi con il controllo, senza il controllo, ci sono vari modi, ma che permette poi al neural network di, tra virgolette, no, apprendere no, la modalità. Ecco, su questo ha ragione completamente nel dire siamo entrati in un mondo diverso. Cioè, in questo mondo, oggi, letteralmente il mio stupidissimo termostato impara costantemente, continua ad imparare dalla mia presenza, assenza, dei giorni in cui sono in casa, quando accendo, quando spengo, la stagione, se ci sono amici, continua a migliorare la sua performance su quel pattern. Perché? Pattern, apprendimento, implementazione, rideutilizzazione, e non è un se allora, è guarda come stanno andando le cose e continuando a guardare come stanno le cose, agisci di conseguenza, via via, migliorando la performance. Resta tuttavia il limite. Quello fa il termostato, il caffè non lo fa. Per quello mi serve un'altra macchina che impara anche quello. E quello che fa, tra l'altro, stando in casa, il termostato non parla con il computer che taglia l'erba. E il computer che taglia l'erba non è in grado di apprendere, eppure ha imparato a tagliare l'erba sempre meglio, con la macchina che in realtà pulisce dentro casa, rumba, che anche lì sta imparando sempre meglio. Allora, su questo versante, resterei sul fatto che comunque queste operazioni vanno fatte all'interno di un contesto in cui quella performance ha successo. Ed è quindi una questione di enveloping, cioè di strutturare il mondo affinché il mondo sia friendly verso queste macchine. Per chi si occupa di queste cose, la cosiddetta envelope è lo spazio tridimensionale in cui la robotica industriale decide, determina, scusatemi, che quel robot ha successo. Pensate appunto a sin dagli anni 60-70, insomma, tutto il mondo automobilistico che ha fatto veramente la rivoluzione robotica. L'Italia è uno dei, credo che sia uno dei primi, sicuramente tra i primi 10 paesi al mondo per robotica, credo che sia il settimo che ho controllato per la robotica, ma grazie soprattutto all'industria automobilistica di un tempo, per ragioni ovviamente anche sociali, cioè i robot non sciopero, e quell'arrivo vuol dire strutturare lo spazio tra virgolette dell'esperienza del robot, molte virgolette qua in abbondanza, intorno alla capacità del robot. E questo avviene anche per tutti gli altri contesti. Guardate che quando noi vediamo gli ultimi software per giocare a scacchi, sapete benissimo, hanno zero memoria. Quello è straordinario. Cioè imparano a giocare a scacchi in poche ore, come un chess master, ha memoria zero delle partite sempre giocate. Cioè chi pensa che oggi sta giocando contro un sistema che ha al suo interno la banca dati di tutte le partite, è rimasto letteralmente agli anni 90. Non è più così. Quel sistema di neural network ha imparato a giocare a scacchi, giocando miliardi e miliardi di partite contro se stesso, migliorando, rigiocando, e quindi se l'è creato da sé la sua banca dati. La banca dati che c'ha è completamente sintetica, si dice. Cioè, i dati sono synthetic data, costruiti dalla macchina se stessa che ha giocato contro se stesso. A quel punto poi li butta via e ha imparato a giocare con un grande maestro. Quindi su questo sicuramente siamo entrati in una fase nuova e di qui le grandi soluzioni straordinarie che abbiamo intorno a noi. C'è stata questa, diciamo, questa vampata di interesse, una nuova estate dell'intelligenza artificiale. Velocemente, nuova frontiera, nuovo manifesto, c'è un po' di questo. Io forse non sono mai trovato troppo d'accordo su questa idea, appunto, il manifesto. Abbiamo un nuovo cyberspazio, stati e governi, statevene fuori, vi ricordate, insomma, altri anni proprio. Non ero convinto neanche allora, tanto meno oggi. Credo che sia sicuramente una nuova enorme area o spazio esperienziale dove c'è tantissimo da fare in termini di un po' di regole sociali. E se poi questo appunto sia una nuova frontiera oppure no, non lo so, mi lascia... metaforicamente è comodo dirlo, l'ho detto io stesso, a un nuovo continente sul quale siamo sbarcati, eccetera. Cioè serve un po' per veicolare il concetto, ma da un punto di vista concreto poi tutto questo avviene su questo pianeta, con certi attori, ha una sua implicazione forte dal punto di vista di controllo politico e sociale e così via. È secondo me lì che bisogna operare. Ho ancora altre due domande, vado veloce. Quella sulla... era una, dicevo due... quella di Andrea sulla agency e su una agency che è altamente distribuita. Verissimo. Agency altamente distribuita, dove dobbiamo quindi trovare anche gli equivalenti concettuali per far modo di che la nostra capacità di agire con questa agency distribuita sia all'altezza.
per essere più concreti, da un punto di vista, ad esempio, di gestione della responsabilità di chi fa cosa, quando ti trovi di fronte a una azione finale che è il risultato di un'interazione magari anche in tempi diversi, poi immagina soltanto che cosa finisce a gambe levate, esempio molto concreto, perché un'azienda ha comprato un'altra azienda e ha usato quel software scritto da qualcun altro, l'ha poi aggiornato, l'ha messo in un sistema operativo che non andava bene, e quello, bam, bum, bum, e all'ospedale qualcuno ci ha rimesso le penne. Ecco, quella distribuzione lì, dove andiamo a collocare la stessa responsabilità soltanto etica, o addirittura la liability, quella legale, dove qualcuno va in prigione oppure paga. Questo si può fare, non per oggi, cioè, vi ho già tediato abbastanza, ma il mondo si sta muovendo in questa direzione. Cioè, c'è ad esempio una cosiddetta liability di default, dove tutto il sistema che è stato coinvolto è già responsabile di partenza, a meno che tu, che sei parte del sistema, non puoi dimostrarmi che non hai avuto nessun ruolo nel creare quel pasticcio. Ci siamo? Tanto per farvi un esempio, tre industrie, questo è un esempio americano molto concreto, viene dall'environment, tre industrie sullo stesso fiume scaricano tutte sullo stesso fiume. Ciascuna di loro scarica materiale che è perfettamente ok. Eppure, quando si combinano tra loro, ammazzano tutti i pesci. Caso concreto. Chi è responsabile? Tutte e tre. Il giudice ha deciso che tutte e tre. Una ha alzato la mano e dice, io in quel periodo non ero attiva. Va bene, scusa. Le altre due. Fine. E tutte e due hanno ripagato per mettere i pesci nel fiume. È un mondo un po' strano, perché noi siamo abituati a no guilty unless, ma nel mondo della liability default è il contrario. Cioè, tu sei prima guilty e poi vediamo se invece no, non lo sei. Ecco, questo shift verso un mondo leggermente diverso da quello che ci aspettiamo fa un po' parte di quello che discutiamo oggi. Cioè, siamo di fronte a una realtà che dobbiamo un po' costruire e pensare senza pregiudizi. Se ho ancora un momento, faccio un altro esempio molto banale di responsabilità distribuita. Un minuto e mezzo. Un minuto e mezzo, allora eccolo qui. Legislazione dei Paesi Bassi. Non si può andare in tre in bicicletta, uno a fianco all'altro. Prendi la multa. Se tre persone vengono prese, chi è che prende la multa? Tutte e tre. Ah, va bene. Legislazione olandese sulle barche. Non si può attaccare una terza barca alla sponda del fiume, cioè il fiume. Una attracca, la seconda attracca accanto alla seconda, non si può attraccare una terza. Chi prende la multa? La terza. Perché? Perché le altre due non possono andare da nessuna parte. Cioè, quelle sono già attraccate. Non è che arriva la terza e io mi sghiaccio, ma se sei in tre in bicicletta, tu lo sai che in tre non ci si può andare e ti sghianci subito. Allora, vedete, due esempi in cui responsabilità distribuita va in una direzione, tutti responsabili, multa a tutte e tre, tutti e tre i ciclisti, e multa soltanto al terzo che si è unito. Perché? Perché gli altri non possono fare nulla. Quindi non è che non ci sono, e questo è un meccanismo, diciamo, molto, questa è legislazione ordinaria. Ve lo porto un esempio per far capire che poi l'etica e il sistema legale lo trovano in modo per avere a che fare con anche una agency distribuita. Si parla in questo caso, dell'ultima battuta, di etica decentralizzata, decentralized ethics, questo e quest'altro. Grazie molte a Luciano Floridi. Io e ce l'ho fatta. No, grazie, siamo nei tempi perfetti. Abbiamo recuperato il quarto d'ora di pausa che avevo ipotizzato, anche perché era pensato per un lavoro, un incontro a più voci che durava tutto il pomeriggio, qui alle 5 comunque finiamo fra un'oretta e ce la si può fare anche senza una pausa. Partirei subito con la presentazione successiva, salvo ringraziare molto Luciano Floridi e tutti gli intervenuti. Ci sono moltissimi problemi che anche a me stavano venendo in mente. Io, se Floridi non si sente, come dire, incastrato in modo indegno, proverei a chiedergli di avere un momento, magari coinvolgiamo anche i nostri colleghi designer che sono così interessati a questi aspetti, un momento di riflessione da programmare nei prossimi mesi, nel quale proseguire la discussione odierna su, sviluppando appunto questi spunti molto interessanti sull'intelligenza artificiale, sulla responsabilità prima della agency, cioè il potere etico giuridico, e quindi tutta una serie di temi che
io sarei tentato di mettere avanti il problema dell'inclusione dei corpi, per esempio, che non è un problema da poco quando si costruisce un'infosfera. E quindi, insomma, se così anche possiamo estorcerli questa disponibilità a rincontrarci, poi la programmeremo con calma in base agli impegni di tutti, ma varrebbe credo molto la pena. Volentieri, volentieri, magari anche ipotizzando, visto parlando di, parliamo di corpi, magari anche di persone, che so, a Bologna, ma sarebbe un po' un sogno di questi giorni. Anche di persone me lo segno pure, sperando che la primavera ci aiuti. Sarebbe bello, magari a giugno ci vediamo e facciamo una bella chiacchierata, quello sarebbe, diciamo, un sogno. Poi vediamo un po', insomma, va bene. Comunque, Passo. Grazie intanto a Luciano Floridi. Dicevo, salterei la pausa se tutti sono d'accordo e passerei a presentare molto rapidamente la programma. Come sapete, adesso è il turno di Pietro Montani, che ci propone come tema i destini tecnologici dell'immaginazione, anche sulla scorta delle sue molte pubblicazioni. Ricordo solo quelle che ci ha suggerito come approfondimento odierno, cioè emozioni dell'intelligenza, un percorso nel sensorio digitale, ma anche l'immaginazione intermediale, oppure ambienti mediali, usciti in edizioni varie, da ultimo le tecnologie della percezione, insomma tutto un lavoro che noi stiamo seguendo da anni e che abbiamo molto apprezzato. Pietro Montani è professore onorario dell'Università La Sapienza di Roma, ha per tanti decenni insegnato estetica in quella università e ha lavorato proprio su quel crinale dell'estetica che è più attinente alla relazione percettiva, l'intreccio linguaggio, sensazione, esperienza che si interfaccia con le tecnologie, con quell'effetto di retroazione sulle modalità stesse della percezione, appunto dei corpi che ne vengono condizionati. Quindi direi è l'interlocutore perfetto per proseguire la nostra riflessione. Lasciatemi ricordare solo, prima di cedere la parola, l'importantissimo lavoro che ha fatto sull'estetica, anche sulla ricostruzione di tutti i passaggi teorici del cinema, già con l'edizione delle opere di Eisenstein, di Vertov, ma più in generale con tutti i lavori sull'estetica del cinema, che è, diciamo, il medium che per primo impone, in modo con la fotografia, insomma con tutte le forme di media visivi, impone alla riflessione estetica di concentrarsi su questa interfaccia percettiva in modo massiccio. Prego, professor Montani, grazie di essere con noi stasera. Molto bene, grazie. Anch'io sono molto lieto di essere qua. E anche il mio è un work in progress, lo vedrete. La mia principale preoccupazione quando ho avuto questo invito gradito era quello di fare una cosa utile, per cui mi ero premurato di chiedere a Valentina Antoniol che mi informasse un po' sull'andamento dei vostri lavori. Qualcosa non ha funzionato del tutto in questo aggiornamento, credo da parte mia, e dunque ho provato a sottoporvi, lo farò adesso, il punto d'arrivo di una serie di lavori che sono stati anche ricordati da Andrea Borsari, che ringrazio, e che mettono capo in un libro che uscirà tra qualche mese a marzo e che si intitola per l'appunto Destini tecnologici dell'immaginazione. Anch'io vorrei condividere uno schermo. Ditemi se lo state vedendo correttamente. Sì, lo vediamo, perfetto. Ecco, così va bene. Benissimo, allora io andrei avanti con questo PowerPoint, cominciando dal mettere un attimo le mani avanti sulla parola destini. So, per aver avuto altre discussioni con amici, che questa parola suscita dei sospetti. No, non c'è niente di deterministico in questa parola destini, è invece una parola che vuole indicare che tra l'immaginazione e le tecnologie
tecnologie che nel corso del tempo sono diventate per qualche motivo dominanti, c'è un'interazione necessaria, e questo sì, è un'interazione necessaria, però è un'interazione che ha una forma, una struttura particolare, su cui dirò qualche parola più avanti, perché è un, oggi si direbbe, una forma di entanglement tra questi elementi, che fa in modo riesce a farci capire qualche cosa su dove, su verso dove muovono anche le innovazioni tecnologiche, e anche segna un discrimine possibile tra quelle che possono avere successo e quelle che invece sono forse destinate a non averlo. Comincio a chiarire meglio di che si tratta. Walter Benjamin, voi ricordate tutti, ha parlato a un certo punto di una innervazione tecnica della percezione. Per esempio, le dita della mano sono innervate con i tasti. Qui è saltata l'aereo, sembra una cosa di montagna. Questo è un meraviglioso lapsus, perché normalmente a quest'epoca io sto in montagna. Invece quest'anno, è la voglia, è il desiderio. Nelle Dolomiti, e invece quest'anno non ci sono, però sono in eccellente compagnia e sono felice di essere con voi. Quindi è una innervazione, naturalmente le mani della mano sono innervate con i tasti della macchina da scrivere. Ebbene, anche le mani di questa bambina sono in qualche modo, o i polpastrelli, sono innervate, la sua immaginazione sta lavorando attraverso le mani con uno strumento tecnologico, quello è uno smartphone di qualche generazione fa, ma non ha grande importanza, e la differenza qui è che questa bambina è troppo piccola per conoscere la scrittura lineare, la scrittura alfabetica, come vedete, però la sua immaginazione la porta a praticare del tutto spontaneamente, questo aspetto della spontaneità mi interessa molto, del tutto spontaneamente un altro tipo di scrittura su cui a interfacciarsi con un altro tipo di scrittura, su cui dirò qualche parola un po' più avanti. E la mia proposta non è nient'altro che un'estensione e un'attualizzazione della tesi di Benjamin sulla innervazione dell'immaginazione con le tecnologie. Un'estensione perché appunto non parlo solo di percezione, ma anche, stato già detto dal collega Borsari, con la sensibilità e l'immaginazione, naturalmente, che sono di regola innervate tecnicamente. L'attualizzazione è che il digitale è per l'appunto diventato oggi la tecnologia che sta guidando in modo più efficace queste innervazioni. Due parole sulla sensibilità. Sensibilità, come voi sapete, la parola greca è aesthesis, che significa appunto sensibilità, percezione, vi è anche un elemento cognitivo, insomma una parola complessa, ed è la parola da cui deriva estetica, e il tipo di estetica che io ho sempre praticato è un'estetica che è piuttosto una teoria critica della sensibilità che non una teoria delle opere d'arte, così via, una ricerca sull'arte, eccetera. Ebbene, sta di fatto che la nostra sensibilità, la sensibilità degli esseri umani, ha una particolare propensione a estendersi negli artefatti tecnici. Questa estensione ha una natura prevalentemente protesica, cioè sono protesi, come nel caso che vediamo nell'immagine, però io credo che sarebbe erroneo ridurla soltanto a questa natura di protesi. Il problema va, l'aspetto che mi interessa va un pochino più a fondo, e cioè che è vero piuttosto che la sensibilità umana stabilisce con le estensioni inorganiche del nostro corpo e con l'intero ambito degli artefatti, quindi con l'inorganico, un rapporto molto naturale, proprio una seconda natura, come pensava Marx tra gli altri, ma più precisamente è un rapporto che mi sono convinto di poter definire con la parola affidamento. E noi ci affidiamo, qui c'era una parte heideggeriana che salto, perché qui
in un passaggio dell'Origine dell'opera d'arte, un testo celeberrimo, Heidegger si fa scappare questa parola, Verlässlichkeit. Verlässlichkeit vuol dire reliance, vuol dire affidabilità, confiance, qualche cosa di questo genere. Lì Heidegger parla da antropologo e quindi parla fuori della sua filosofia. Sapete che per Heidegger l'antropologia non vale niente. Per me l'antropologia è molto importante e questo aspetto dell'affidamento, questo aspetto di una sensibilità sintonizzata, strettamente sintonizzata, vitalmente sintonizzata con le tecnologie, è qualcosa che mi appassiona ormai da un po' di tempo, su cui ho scritto diverse cose che sono state anche ricordate, e ho anche introdotto, mediandolo da Simondon, da Gilbert Simondon, ma utilizzandolo in modo molto diverso rispetto a Simondon, la parola tecnoestetica, cioè la sensibilità dell'essere umano è una sensibilità sintonizzata tecnicamente e dunque è una tecnoaesthesis, è l'oggetto di una tecnoestetica. Nasce qui questa domanda: che cosa succede quando la sensibilità si affida alla tecnica? E succede che la sensibilità, che la nostra immaginazione ne viene rimodellata. Voi sapete che questa tesi oggi è ampiamente avvalorata dalle neuroscienze, ci sono molti contributi che vanno in questa direzione, ne cito uno solo di particolare chiarezza di qualche anno fa, ma questo non vuol dire che non sia ancora del tutto valido, un testo di Fausto Caruana intitolato What Happens in Our Brain When We Extend Our Body, Sistemi Intelligenti 2012, in cui appunto si fanno una gran quantità di esempi di quello che succede, della plasticità, della riplastificazione, del modellaggio dei processi che nel nostro cervello vengono implementati dall'acquisizione di competenze di carattere tecnico. Ma qual è l'aspetto più importante, più rilevante di questo rimodellaggio della nostra immaginazione? Ebbene, qua bisogna aggiungere un altro punto importante, e cioè che la nostra immaginazione è multimodale. Anche questo è un tema ampiamente oggi avvalorato anche empiricamente, sperimentalmente dalle scienze, dalle neuroscienze. L'immaginazione umana non lavora soltanto sul livello ottico e visivo della percezione, ma anche e indissociabilmente su quello aptico e senso-motorio. E qualcosa di più, non esisterebbero aree della corteccia cerebrale, per esempio quelle preposte alla visione, che non possano ricevere input dal tatto e dall'udito. Cosicché, per esempio, non è affatto metaforico dire che un cieco vede con le mani e con le orecchie. Queste aree ricevono input che producono un simulacro di mondo visibile. Addirittura il divenuto cieco, che può fare il confronto, la comparazione, dice che appunto ha esperienza che è congruente con il modo del vedere. È straordinaria questa proprietà. In un libro molto recente di David Eagleman, un libro che ha un titolo bellissimo, difficile da tradurre, Live White, cioè cablato sul vivo, cablato sul vivo, nella contingenza che richiamavo prima nella domanda che facevo a Floridi, e Live White arriva a sostenere che la corteccia cerebrale è metamodale, cioè a certe condizioni, per esempio se non è passato troppo tempo, se non siamo diventati troppo vecchi, può essere indefinitamente rifunzionalizzata in ognuna delle sue zone. Questo è un giubbotto, un neosensory vest che ha progettato
David Eagleman, che consente a un non vedente, a un cieco, di vedere grazie a una serie di vibrazioni che vengono prodotte sulla sua epidermide da questo giubbetto. Quindi vedere nel senso non metaforico della parola, nel senso appunto di un investimento della sensibilità attraverso aree che non sono così strettamente specializzate da essere legate per esempio all'aspetto ottico e non piuttosto all'aspetto aptico. Allora, da questa brevissima discussione che coinvolge anche le neuroscienze, io farei partire la mia proposta principale, che è la seguente, che è ciò su cui principalmente incide l'innervazione tecnica dell'immaginazione. Continuo ad utilizzare questa definizione di Benjamin, è proprio la sua multimodalità, che ne viene riorganizzata. Ne viene riorganizzata e dunque i destini tecnologici, quindi non in senso deterministico, dell'immaginazione, sono definiti dai modi in cui questa multimodalità viene riorganizzata. C'è un quadro filosofico ed epistemologico alle spalle di questa tesi che vi ho sintetizzato. È un quadro che non posso naturalmente approfondire, ma che desidero esplicitare perché è un po' il biglietto da visita del tipo di filosofia con la quale io affronto questo genere di problematiche della filosofia della tecnica. E il quadro è naturalmente quello che vedete, la filosofia critica kantiana. Perché? Perché nella filosofia critica kantiana l'immaginazione ha una centralità assoluta, su cui, ripeto, non è possibile che io mi soffermi adesso. Poi la palettonologia, metto lì Leroy Gourin, ma avrei potuto fare altri nomi. Leroy Gourin è quello che più è stato significativo per le mie ricerche, classico della paleontologia. In che senso? Leroy Gourin e i paleontologi ci insegnano una cosa di grande interesse per noi, e cioè in che modo pensava e immaginava l'essere umano prima dell'invenzione del linguaggio articolato. Questo è un punto di grande importanza e ci tornerò tra un attimo. Infine, l'archeologia cognitiva. Mi rifaccio qui al bel libro di Lambros Malafouris, How Things Shape the Mind, che è del 2013, offre un'eccellente risposta a questa domanda. In che modo immaginava? Immaginava grazie ad una prassi tecnica. Ad una prassi tecnica, da intendere anche in modo estremamente materiale. La teoria di Malafouris si chiama Material Engagement Theory, che raccolta in una parola d'ordine potrebbe essere la seguente: noi facciamo delle cose, per esempio modelliamo degli strumenti, le quali a loro volta modellano la nostra mente. E c'è un rapporto appunto di interazione che è paritario tra il modellare e l'essere modellati. Questo manda all'aria il celebre paradigma ilomorfo, secondo il quale appunto invece è la forma progettuale nella mente dell'artefice che dà la configurazione all'oggetto da produrre. Non è affatto così. Si stabilisce un rapporto paritetico, che è appunto un rapporto che produce anche, ha effetti nell'epigenesi dei nostri processi percettivi, immaginativi, cognitivi, anche cognitivi. Qual è la posta in gioco di questo richiamo filosofico? Ecco, qui compare forse la mia tesi più forte, che vorrei condividere con voi anche per raccogliere obiezioni, se ve ne sono. E cioè che la posta in gioco appunto di questo background filosofico consiste nel rendere il più possibile trasparente la mia tesi iniziale, cioè che l'immaginazione umana viene rimodellata nel corso dei grandi cambiamenti tecnologici, presentandovene uno che ha qualche profilo di, come dire, imprevedibilità, perché il più spettacolare di questi rimodellaggi dell'immaginazione umana, è per questo che ho parlato dell'importanza della paleontologia e della paleontologia, è stato quello operato dalla più potente delle tecnologie di cui
Homo sapiens si dotò e solo lui a quanto pare, la discussione è stata aperta ancora fino a qualche anno fa, ma adesso sembra che davvero noi dobbiamo dire che è stato Sapiens, ben prima di Sapiens, Erectus e Neanderthal ebbero sistemi di comunicazione gestuale, mimico, intonazionale, molto raffinati, ma nulla che somigliasse all'articolazione fonica che fu possibile a Sapiens per una serie di trasformazioni innanzitutto anatomiche, per esempio la discesa della laringe, che negli altri due, del grande cespuglio delle ominazioni, metto soltanto alcuni dei grandi protagonisti, ma molti altri, come sapete, ce ne sono stati, Homo sapiens per primo invece produce questa invenzione sbalorditiva e destinata ad un effetto dirompente, il linguaggio articolato. Ricordiamoci sempre, mi piace fare questo remind, che Sapiens è nero, Sapiens è africano, non proviene da un solo ceppo, ma da diversi ceppi, ma sono tutti ceppi africani, quindi è nero, anche se poi convive per un lungo periodo con Neanderthal, anche nel nostro paese, come ormai sappiamo. Succede che il primo destino, questa è la tesi forte su cui spesso ricevo delle obiezioni, delle critiche anche dure, il primo destino tecnologico dell'immaginazione umana fu quello conseguente all'invenzione del linguaggio articolato e alla integrazione di questa tecnologia, il linguaggio articolato, tra le performance multimodali della immaginazione stessa. Dunque questo primo destino è quello che produce nella sua figura più classica quell'entanglement di cui vi ho parlato prima. Da quel momento in poi è irreversibilmente la struttura il sistema di integrazione rispetto al quale l'immaginazione ha dovuto impegnare il suo lavoro più importante e che con l'invenzione del linguaggio è diventato ancora più impegnativo, una integrazione ancora più impegnativa, assume una figura che somiglia a quella, una figura non troppo lontana dal on life di cui parla Luciano Floridi, è non troppo lontana, perché mondo, immaginazione e linguaggio assumono quella configurazione che è quella degli anelli Borromei, per cui se liberate uno degli anelli avrete con questo liberato anche gli altri due. Perché è interessante questa? Attenzione, questo vuol dire un altro aspetto di grande peso epistemologico e antropologico, che da quel momento in poi, tra questi tre elementi, nell'integrazione di questi tre elementi, c'è un movimento coevolutivo, evolvono insieme. Un mondo tanto più articolato, quindi ancora sempre più difficile da integrare, con un'immaginazione che si sovraccarica di lavoro per compiere queste integrazioni. Quindi è una costante coevoluzione su cui vanno sottolineati due punti. Il primo punto è che questa stessa figura strutturale può essere generalizzata alle tecnologie espressive nel loro complesso. La figura diventerà in questo modo qualcosa che integra l'esperienza del mondo con immaginazione e pensiero linguistico che sono già state entangled da quell'evento originario. Quando è avvenuto? Sui 50.000 anni fa. Molto recentemente, come vedete, l'invenzione di un vero linguaggio articolato, di una semantica denotativa, di una vera performance simbolica da parte della nostra mente e le tecnologie espressive in generale. Questo ci offre
un elemento, ripeto, work in progress, sono ben accette le vostre obiezioni, un elemento per discriminare o per trarre dei suggerimenti e delle indicazioni dalle tecnologie che falliscono. E ce ne sono state una per tutti, Second Life. Second Life non rispettava questa struttura di entanglement, perché l'elemento mondo era stato messo fuori gioco da quello simulazione completa, nella forma del celeberrimo film Matrix. Second Life è stato un fallimento, nessuno se lo ricorda più, e se qualcuno se lo ricorda oggi è perché ci ha pensato quando ha visto, io l'ho visto e ne sono rimasto piuttosto scioccato, la presentazione di Metaverse di Zuckerberg. È previsto che il Metaverse si conformi a quella struttura a nodo Borromeo, cioè che siano molte le situazioni di on-life, molte le situazioni di intersezione con il mondo dell'agire e del patire, come diceva un filosofo che amo, Paul Ricoeur, e non lo sappiamo ancora. Ma nel progetto, se lo vedete, ve lo consiglio se non lo avete fatto, la presentazione dura un'ora e mezzo, ma vale la pena vederla, a parte alcune banalità, ma insomma ci sono degli aspetti significativi che ci stanno indicando uno dei grandi campi su cui dovremo lavorare d'ora in poi. Questa relazione è marcata, è indubbiamente marcata. Vedete, nella terza, la prima delle, le ho, sono degli screenshot che ho fatto io stesso. Nella prima vedete Zuckerberg che incontra il suo avatar, e quindi qui siamo nella condizione di Second Life, ma nella seconda vedete Zuckerberg che si fa da alcune amiche che hanno ripreso quel murales che sta alle sue spalle, si fa consegnare l'immagine in modo che la possa rielaborare e ci si possa entrare dentro. Terza, ancora più interessante delle immagini, ma molte altre se ne potrebbero fare, è un ologramma in questo caso che ha deciso di andare a raggiungere un'amica per vedere insieme un concerto di musica pop. E insomma, vedete che l'elemento dell'intersezione è forte. Da qui però, e passo all'ultima parte della mia esposizione, che cosa succede al rapporto tra il pensiero linguistico e l'immaginazione nell'epoca del digitale? Ebbene, nel momento in cui è avvenuto quel primo destino tecnologico di cui ho parlato, l'entanglement tra immaginazione e linguaggio articolato, quindi tra un sistema che non era che prelinguistico ed un sistema articolato linguisticamente, si produce per la prima volta nella storia dell'umanità un rapporto destinato a scriversi in una storia particolare. È la vicenda del rapporto tra il pensiero linguistico e l'immaginazione, o se volete tra il pensiero e l'immagine, tra il linguaggio e l'immagine, il rapporto tra queste due grandi forme dell'espressività, il linguaggio e l'immagine. Una storia che è stata in parte scritta, consentitemi qui un omaggio a Jean-Luc Godard, che nel suo grande film Histoire du cinéma, di cui vedete lì un fotogramma, non fa altro che ricordare anche visivamente e acusticamente il rapporto stretto tra questi elementi. Lì Godard, in alcune pause di questo grande film, fuma il suo sigaro, sta battendo a macchina, perché non esistono ancora, o se esistono, lui di snob, le macchine elettroniche e poi i computer, e ci sono accanto alle immagini, vedete nello sfondo un'immagine di un film western in sovrimpressione, ma c'è anche una gran quantità di libri. Godard, che non ha smesso di lavorare su questo tema, sulla grande disparità e sulla grande vicinanza tra parola e immagine, e dunque sulla, come dire, inesauribile creatività con cui noi inventiamo i sistemi per integrare questi due elementi della semiosi umana. L'ultimo libro dell'ormai ultra novantenne Godard, Le Livre d'Image, singolare, badate, è un film in cui le singole parti sono dedicate, come vedete, ai film, ai testi,
alla musica, ai quadri e così via. Cioè una grande ricognizione sul rapporto tra parola e immagine per le culture umane. Dunque, cosa succede nel digitale? Cosa succede nel digitale? Toccherò solo un solo punto, provo a farlo velocemente, che tra i tanti che stanno emergendo e che continueranno ad emergere, basti soltanto pensare a quanto vi ho appena detto di Metaverse di Zuckerberg, un punto che mi riporta a Benjamin, cioè la sua idea di una seconda tecnica che compare nel famoso saggio sulla riproducibilità delle immagini. L'idea di Benjamin è che ci siano due forme di tecnicità, una prima tecnica che lui riporta al rituale, alla magia, all'apparenza, e una seconda tecnica che invece riconduce al gioco e nell'accezione ampia della parola, no? Come in tedesco Spiel, e alla sperimentazione, alla libera sperimentazione, dice Benjamin. E ciò che si accompagna, cito dalla terza versione del saggio sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, di cui oggi, da alcuni anni a questa parte, possiamo leggere tutte e cinque le versioni. La terza è di gran lunga la più interessante. Ciò che si accompagna al deperimento dell'apparenza, al decadimento dell'aura nelle opere d'arte, è un enorme guadagno in termini di spazio di gioco, di Spielraum. Con il film si è aperto lo spazio di gioco più vasto. In esso il momento dell'apparenza è completamente indietreggiato a favore del momento del gioco. Nel film il momento dell'apparenza ha ceduto il posto al momento del gioco, che è alleato della seconda tecnica. Il digitale ci sta prospettando un singolare inveramento di questa tesi di Benjamin, sulla quale dobbiamo ammettere che non avevamo le idee chiare fino a quando non ce l'ha aperta il digitale. Perché? Intanto prendiamo atto di questa tesi molto forte, se volete perfino controintuitiva. Nel cinema, una delle grandi arti della visione, nell'audiovisivo, il gioco con che cosa? Il gioco con la multimodalità dell'immaginazione conta più dell'apparenza, cioè dell'immagine. È qualche cosa che investe l'orizzonte del giocare attivo, perché stiamo parlando con il digitale di qualche cosa che facciamo tutti, con il digitale... Questo gioco, anche qui mi perdonerete il PowerPoint preparato in molta fretta e quindi con un altro errore, con il digitale questo gioco è diventato accessibile a chiunque, e per esempio alla bambina con cui ho cominciato, ma naturalmente anche a molti altri. Che cosa succede in questa situazione? Succede che con il film, purtroppo non vedo la mia stessa diapositiva, scusate che cerco di spostarla. Ecco. Noi la vediamo, lo so che voi la vedete, ma ero io che avevo messo in modo da occupare una parte del mio schermo i vostri riferimenti. Dunque, che cosa fa questa bambina? Sta facendo una cosa che è una forma di scrittura sincretica, cioè una scrittura che accoppia insieme immagini, parole, segni, musica, quando si diventa un po' più bravi. Certamente i bambini più grandi che vedete nell'altra immagine lo fanno in modo ancora più fluido. Questa scrittura estesa, come mi è capitato di battezzarla, è qualche cosa che si realizza su un foglio che è uno schermo display, uno schermo capace di ospitare
e di rendere accessibile a tutti proprio quel Spielraum di cui parlava Benjamin e che era diventato, secondo lui, sarebbe diventato, secondo lui, più importante dello schermo in quanto strumento per mostrare qualcosa di pura visibilità o di audiovisivo. Quindi qualche cosa che serve per giocare e per sperimentare. Badate, e qui mi avvio a chiudere, che l'accento in questa... anche noi lo abbiamo... Ecco, sì, anche noi abbiamo usato lo schermo in questo modo. Anche un PowerPoint molto, molto semplice, come quello che vi ho portato, è un modo di usare lo schermo come un display e come un display per scrivere in modo esteso, cioè combinando insieme diagrammi, immagini, parole, scrittura e così via. Naturalmente con PowerPoint più complicati anche a molti altri elementi. Quello che noi dobbiamo, credo, ribadisco, è uno solo dei molti elementi che stanno sorgendo nella cultura del digitale in quanto cultura diffusa e legata ai modi dell'espressione umana, ciò che appunto antropologicamente mi sembra abbia più significato di altri elementi. Dobbiamo porre l'accento, secondo la mia impostazione, non tanto sui risultati di questa scrittura, per esempio appunto il PowerPoint che avete visto, ma per fare l'esempio più noto è quello che in questo periodo ha avuto, per motivi anche legati alle contingenze sanitarie, una grande fortuna. Pensate ai meme, a quanti ce ne siamo scambiati negli ultimi 2 o 3 anni. Quindi non si tratta di porre l'accento piuttosto sulla scrittura, sul fatto che si tratta di una tecnica espressiva, e non sui testi realizzati in questa scrittura, che sono dei testi ancora molto rudimentali, di cui non ci sarebbe nessunissimo motivo per preoccuparsi della rispettiva qualità estetica. Non è di quello che stiamo parlando. Stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare, credo, con quel movimento di destructuring e di restructuring di cui parlava prima Luciano Floridi, e credo anche, ma non posso sviluppare questo tema, ma l'ho fatto citando Floridi nel libro che uscirà, abbia a che fare con la messa in fase del nostro capitale semantico, e ciascuno di noi costruisce qualcosa come una parte del suo capitale semantico anche nella rete, con quel genere di capacità di abitare uno Spielraum con ciò che la rete gli offre, anche gli scarti della rete, il riuso dei materiali presenti nella rete. Dunque è questo uno dei fenomeni, a mio avviso, sui quali dovremmo assumere esplicitamente uno sguardo antropologico, cioè chiederci, come a suo tempo si chiese McLuhan per la scrittura lineare, se non stia succedendo qualcosa di rilevante in questa scrittura estesa, che è, ripeto, uno degli elementi che l'esperienza della rete sta rendendo esperibili, appunto praticabili ad un numero crescente di persone. Ultime osservazioni che indicano un lavoro da fare. Può evolvere questo tipo di scrittura? Io penso veramente di sì, che possa evolvere, ma potrà evolvere solo se ne prenderemo in carico il rilievo antropologico, cioè se la nutriremo dal punto di vista del suo interesse antropologico. Si appongono a questo, secondo me, due potenti controspinte che vi indico subito. La prima è la più banale, tuttavia è potentissima. Non passa giorno che nelle migliori famiglie di intellettuali non si senta demonizzare il web. Luciano Floridi è una delle poche, ma delle più felici eccezioni. Anch'io sono in quel club. Sono naturalmente molto ottimista su quello che si potrà fare,
è di certo sufficientemente realista dal sapere che lì bisogna lavorare e non si può tornare indietro, soprattutto se, come ho sostenuto fin qui, la nostra immaginazione si innerva necessariamente nelle tecnologie dominanti. Metto da parte la demonizzazione del web, che tra un po' davvero non ci interesserà più, e invece direi che qui abbiamo a che fare con un fenomeno più complesso e su cui non posso dir nulla che non sia il segnalarvelo. L'ho definito in questo modo un po' buffo come svolta antropocentrifuga. In filosofia sapete che questa svolta oggi, piuttosto alla moda, occupa filosofie come il realismo speculativo in Francia, in particolare la object-oriented ontology negli Stati Uniti e così via. Queste filosofie, per esempio Meyassu, che è un filosofo molto serio, parte proprio da Kant, per dire che noi, siccome non possiamo non dirci kantiani, perché la filosofia critica ha formato il nostro modo di pensare, dobbiamo anche fare lo sforzo di fare a meno di Kant e di vedere se è possibile, lo semplifico, speculare sul realismo delle cose in sé, delle cose che non hanno la caratteristica di fenomenizzarsi per noi. Analogamente, in modo forse un pochino più disinvolto, la object-oriented ontology, ma anche nei media studies. Nei media studies si sta, da un po' di tempo a questa parte, consolidando la tendenza a studiare le forme non umane dello sguardo, per esempio la machine vision, la visione artificiale e così via, indipendentemente dall'immaginazione umana con cui si interfacciano. Perché questo è un contromovimento? Perché io credo che in queste due tendenze che sono sorte negli ultimi, più o meno negli ultimi 10 anni, quindi recentissime, si faccia un errore, l'errore esiziale per me, di confondere l'antropocentrismo, che è una sciocchezza su cui non si dovrebbe neanche discettare, dall'antropomorfismo, che invece è un presupposto di carattere epistemologico. E per conoscere il mondo, Kant ce l'ha insegnato, noi dobbiamo sentire che il mondo è fatto in modo tale da poter venire incontro alle nostre capacità conoscitive. Allora, se noi ingenuamente confondiamo una visione antropocentrica con una visione antropomorfica, che invece è necessaria, così come quando le macchine dovranno conoscere, come prima chiedevo a Luciano Floridi, con una capacità di intelligenza bensì artificiale, ma anche dotata di apertura alla contingenza e di plasticità, conosceranno pur sempre un mondo macchinomorfo, un ambiente macchinomorfo nel quale interagiscono anche gli umani. Ebbene, se noi superiamo questa impasse, io credo che possiamo disporci ad una comprensione migliore, o comunque a iniziare a comprendere in modo migliore il tipo di interazione straordinariamente complessa che già si sta aprendo per noi, se il sostituto di Facebook, che è stato presentato da Zuckerberg, ovvero altri tipi di ambienti online di quella potenza, prenderanno piede e, come vi ho suggerito, al contrario di Second Life e altri tipi di simulazione, mi sembra che abbiano tutte le carte in regola per poter ambire a questo. Bene, credo che questo debba essere il nostro compito e su questo mi fermerei, ringraziandovi per la vostra pazienza. Grazie molto, professor Montani, mi sembra un percorso molto ampio, nei 40 minuti a sua disposizione.
dato una sintesi dall'origine, dai processi di dominazione fino alle obiezioni al metaverso e al realismo speculativo, quindi va benissimo. Aprirei subito la discussione, se ci sono interventi. Abbiamo 15-20 minuti, volendo qualcosa in più, ma non molto, per non abusare della vostra pazienza, ma sentiamo chi vuole intervenire. Qualche brillante dottorando che si vuole cimentare. Pina De Luca, prego. Intanto grazie per questa, Andrea, per questa splendida occasione che ci hai dato, questo momento così intenso di cui avremo tanto bisogno nelle nostre università, perché io spero che l'università sia, per carità, non vogliamo mettere in discussione il suo ruolo di trasmissione del sapere, ma che sia anche, e non in maniera marginale, un cantiere di lavoro, un laboratorio dove si costruisce sapere. E credo che quello che oggi noi abbiamo avuto è veramente un importantissimo esempio di quello che appunto noi dovremmo andare a costruire, non un pensare sul digitale, ma un pensiero digitale. E credo che entrambi gli interventi siano stati in questo senso due contributi assolutamente importanti. Vorrei provare a, forse con qualche azzardo, a connettere alcuni momenti delle due relazioni. Mi riesce, io dico spesso a Pietro Montani che vorrei provare a non essere d'accordo con lui almeno qualche volta, ma proprio non ci riesco. E allora, quindi Pietro, mentre tu parlavi e riprendendo momenti beniaminiani relativi alla seconda tecnica, relativi proprio a questa potenza del gioco, e io mi trovavo proprio accanto a me sulla scrivania, ci sto lavorando, un testo di Fink, L'oasi della gioia, idea per un'ontologia del gioco. E provo a leggere alcuni passaggi. Il gioco vale come integrazione, come fenomeno complementare, come pausa riposante, come configurazione del tempo libero. Ma poi, ancora in maniera più incisiva, qualche passaggio prima dice: ogni gioco consiste in un rapporto di comprensione della vita umana con se stessa. Il gioco è sempre un accadere illuminato da un senso, un processo vissuto. Ecco, e allora se provassimo a pensare questa dimensione di gioco come dimensione inteso proprio in questo senso, quella sequenza che è un rapporto di necessità che tu stabilisci fra multimodalità, tecnica e immaginazione, come ciò che anima dimensioni di gioco e come queste dimensioni di gioco possono essere slargamenti degli spazi di vita, slargamenti di senso di quella spazialità, di quella dimensione spaziale a cui faceva ampiamente, si è soffermato Floridi nel suo intervento. E allora mi chiedevo, non ci può essere, Pietro, ne abbiamo anche parlato qualche giorno fa,
proprio per evitare quello che è stato un fallimento di Second Life come una sorta, perché lì veramente quello che accadeva era in un senso stretto una sorta di alienazione, di separazione in un mondo assoluto, in una sorta di dimensione fantasmagorica, diventava una separazione, non un'integrazione. Ecco, allora pensare la dimensione del gioco come intesa, se fosse possibile, in una sorta di sintesi, perché sono anche convinta che noi dobbiamo molto azzardare in questo momento. Credo che azzardare significhi anche passare per una sorta di infedeltà meditata e governata, il caso di dire, rispetto a tutta la nostra tradizione filosofica. Allora ti dicevo, se pensiamo insieme quanto Benjamin e Fink relativamente a quello che tu dicevi, mi chiedevo se abitare il mediaverso non possa essere una dimensione, in questo senso, di gioco, come appunto un modo stesso di abitare i mondi del mondo. E qui mi riallaccio pure a una questione posta da Floridi e ripresa da Gioia Laura, dell'esperienza, cioè di riconfigurazione dell'esperienza all'altezza di quello spazio che dovremo abitare, non semplicemente alienarci in quello spazio, utilizzo questo termine, giocare questo spazio, giocarci dentro questo spazio. Poi faccio un'incursione, ma che non è, lo trovo ancora un momento che le vostre due lezioni, le vostre due riflessioni trovano momenti di connessione. Il punto che è stato posto poi anche da Andrea, no? Di questo red-blue, possiamo dire, ma forse allora, e riprendo anche la svolta antropocentrifuga di cui parlava Pietro, e si tratta forse di un modo di abitare questa spazialità, questi ambienti, nel quale poi, allora rispetto alla dimensione stessa delle cose, della natura, passiamo, e questo mi sembrerebbe un passo importante, da una dimensione di tutela, no? Noi diciamo tutelare l'ambiente, tutelare i beni culturali, tutelare, ma la tutela è di per sé un gesto che imprigiona, blocca, ferma, ma se a tutelare noi sostituissimo cura, e certo sto pensando ad Heidegger anche, sostituissimo cura, dove cura, nel suo carteggio con Hannah Arendt, Heidegger e Hannah Arendt si scambiavano continuamente questa espressione di Agostino, volut sis, voglio che tu sia. Ecco, cura come volere che sia. E allora volere che sia diventa volere l'alterità dell'altro, ma volere l'alterità dell'altro è volere l'infinita potenza dell'altro, l'infinito poter essere dell'altro. E in questo a me pare che il digitale ci apra inaudite prospettive, perché ci fa essere il possibile inaudita spazialità del nostro esistere e del nostro esistere con le cose. Quindi nuova dimensione dell'estetica e dell'estetico. Grazie.
Grazie molte Pina De Luca per questo contributo così ricco e articolato. Io direi e chiederei al professor Montani di aspettare se riusciamo a raccogliere anche due o tre domande da parte del pubblico. Ecco, Claudia Nigrelli, stavo per interrogarla, ha fatto bene intervenire. Grazie. Buongiorno, grazie mille. Io ho una domanda intanto di chiarimento che cerco di mettere a fuoco, perché mi sembra che abbiamo parlato sia di presupposti antropomorfi del mondo che di plasticità. Dunque, mi viene in mente invece mi vengono in mente alcune considerazioni che per esempio riguardano il modo di funzionamento della tecnica, per esempio la velocità, quella che si chiama accelerazione, oppure la velocità nel funzionamento delle macchine rispetto a una velocità di apprendimento umana, per esempio, come negli studi di Stiller o anche Anders ai tempi. Dunque, mi viene in mente la questione di come articolare da una parte plasticità e dall'altra forse la questione di porre dei limiti antropomorfi forse al funzionamento delle macchine e alla tecnica. Dunque la domanda sarebbe che postura adottare, e non so se ha senso quello che dico, però mi sembra che da una parte ci sia la necessità di mantenere un rapporto forse sensato, nel senso come possibilità di far senso articolando appunto la dimensione dell'immaginazione, la dimensione dell'apprendimento, che non è solo cognitivo ma anche diciamo relazionale, emotivo, dunque mette in campo tutta una serie di questioni che vanno al di là della computazione con quello della coevoluzione di mondi e forma del corpo umano, forma della sensibilità umana. E dall'altra avrei una domanda su quello che ha citato, le due forme di tecnicità in Benjamin, questa questione del rituale, della magia e dell'apparenza, e quella dello spill, che mi sembrano opposte. Mentre mi sembra che, per esempio, penso a un libro recente di Federico Campagna che si chiama Magia e Tecnica, la diciamo, tecnica con T maiuscola e magia con M maiuscola sono giocate come due, diciamo, cosmologie opposte. Quella della tecnica come diciamo assolutizzante, comunque tendente a una razionalizzazione assoluta, con quella della magia che gioca una dimensione di ineffabile, che non rinuncia alla tecnica ma apre proprio a questo spazio di gioco e di indeterminato. Quindi le chiederei di dirmi qualcosa in più, dirci qualcosa in più su questa cosa. Grazie. Bene, grazie. Una o due brevi domande ci stanno sforando di un po', ma grazie Cindola della pazienza. C'è qualcuno che la vuol fare, ha dei chiarimenti, degli spunti da proporci? Michele, prego. Michele Zannoni. Grazie. Mi scuso intanto anche perché sono entrato a solo discorso iniziato. Faccio una domanda molto semplice sui linguaggi e digitale e rispetto a tutto il ragionamento. E verso la fine mi aspettavo un ragionamento legato al linguaggio computazionale. Una delle componenti ormai rilevanti nei processi di educazione e di formazione che sta prendendo piede anche fin dalle prime scuole dell'infanzia è quello di incominciare a ragionare in termini di scrittura anche a livello computazionale. Io sono un designer di formazione, mi occupo di interazione e ho provato dal punto di vista formativo e progettuale a integrare questo elemento. La scrittura, la narrazione e il linguaggio in qualche maniera entrano sotto al cofano degli strumenti digitali. Un critico, un giornalista, adesso scusate, mi sfugge il nome in questo momento, ma che si occupa di artefatti digitali,
ha sempre ha chiuso una delle sue pubblicazioni dicendo a differenza degli oggetti del passato, noi in qualche maniera gli oggetti digitali li dobbiamo saper programmare, saper gestire. Per cui questo tipo di scrittura che a livello di design diventa una struttura generativa, computazionale, quello che vogliamo, ma a livello di media diventa, è diventato negli anni 90 l'ipertesto o qualcos'altro, si sta evolvendo e forse la trasformazione dell'uomo sta anche nel costruire dei sistemi linguistici che in qualche maniera hanno delle forme di programmazione computazionali e sono in parte anche generativi, per cui la scrittura in qualche maniera è un qualcosa che potrebbe anche evolvere in questa direzione. Sì, dicevo, un'ultima domanda, se poi facciamo una tornata unica di risposte. Qualcuno sì. Vuole chiedere qualcosa di più, anche di molto rapido? Se nessuno ha domande, sì, potremmo ragionarci a lungo. Questa faccenda del nodo Borromeo e i tre cerchi, anche qui si può porre il problema come il mondo interagisce con la sfera, cioè qual è il ruolo, come viene preso in considerazione. L'esempio del metaverse di Zuckerberg dovrebbe più che chiarirmi le idee, me l'ha complicata anche perché non so bene ancora cosa sia, ma io qualche passo, insomma... Non lo sa neanche lui, ma lo dice. È un progetto. Zuckerberg, mi interesserebbe capire un po' come si può ipotizzare questa interazione che diciamo, faccia cadere non solo l'obiezione Second Life, ma anche appunto ci discosti da quella deriva neorealistica, nel senso non del cinema, ma del realismo, che elimina quello che Kentel Meyassu, per esempio, cioè, ha lavorato, può darsi che non possiamo non dirci kantiani, ma in realtà lì viene meno la dimensione trascendentale, anche proprio come dimensione riflessiva dei processi conoscitivi, che non è solo una questione di diciamo di antropomorfismo, di immaginare il mondo come destinato a venirci incontro, secondo me è anche proprio questione di capacità non di costruire delle strutture intersoggettive che abbiano verità intersoggettiva, ma basate sulla riflessione, non semplicemente su un richiamo al nucleo duro della percezione diretta della realtà, ecco, qualcosa del genere. Che è un po' quello che con più o meno sofisticazione tutte queste ipotesi filosofiche contraccolpi al soggettivismo o al post-strutturalismo, chissà, però ci hanno proposto ripetutamente nelle versioni anche italiane, oltre che anglosassoni o francesi. Questo era solo per aggiungere una complicazione in più. Già c'erano tre domande belle toste, prego. No, ma la complicazione, ahimè, c'è, ce ne saranno... dicevo a Pina De Luca giorni fa che dopo aver visto quella presentazione di Zuckerberg ho detto qui ragazzi è tutto da rifare, come diceva Bartali, se vi ricordate. Dunque sì, naturalmente sono tutte molto pertinenti le cose che ho ascoltato, non so se sono in grado di rispondere a tutte. Comincio da Pina, c'è lì dietro una grande tradizione filosofica che io non ho sfiorato nemmeno, ma un po' di nomi li possiamo fare. Finck, naturalmente, che tu hai fatto, è determinante, ma prima di Finck c'è la filiera Kant-Schiller, no? Kant parla di libero gioco, immaginazione e intelletto, cioè più o meno una roba che avrete riconosciuto nel rapporto immaginazione-linguaggio. Quale io l'opposto, non ho toccato l'altro grande tema che è lì dentro dello schematismo perché è più complicato, ma poi scendendo per i rami, Huizinga, ma Gadamer soprattutto, perché Gadamer tra l'altro connette la faccenda del gioco in una bellissima pagina di Verità e Metodo, come voi ricordate, con il problema dell'esperienza.
una delle domande che avrei potuto fare, anzi che ho evitato di fare a Floridi, perché non è possibile toccare temi di questa portata, cioè che cosa precisamente intendi quando parli di esperienza? Vi ricordate che in quella pagina che viene poco dopo la ricognizione sul gioco di Gadamer dice: esperienza è il concetto più oscuro di tutta la storia della filosofia. Il concetto più oscuro di tutta la storia della filosofia. E alla fine tira fuori questa idea dell'esperienza come qualcosa che modifica, su cui è difficile non perché è una soluzione come dire che non può non piacerci, bisogna capire appunto dove riposano poi le condizioni del giudizio per decidere se i cambiamenti ci sono stati, se la modifica è avvenuta. Il gioco quindi ha questa grande, che poi naturalmente si potrebbe infinitamente allargare, genealogia, ma io qui lo intendevo, perché così credo che lo intende Benjamin nella seconda tecnica, dove ci mette anche la mimesis, che non ho voluto toccare per non complicarmi la vita, ma è un gioco mimetico. Che vuol dire mimetico? Vuol dire che perfeziono la natura a partire da affordances che sono già presenti nella struttura delle cose, ma che è necessario adottare un atteggiamento sperimentale, proprio nel senso galileiano della parola, per farle uscire fuori. Non si presentano da sole questi requisiti, queste caratteristiche o qualità della materia. Per questo vedevo una forte vicinanza tra il concetto di gioco nella seconda tecnica di Benjamin e l'idea di material engagement dell'archeologo cognitivo Lambros Malafuris, in cui appunto c'è questo modo di venirsi incontro a mezza strada tra le proprietà della materia. Pensate all'argilla, a cui pensa fondamentalmente Malafuris, all'argilla e all'operazione di chi la modella per ottenere un recipiente da un lato, e dall'altro appunto le proprietà esibite dalla materia e l'ascolto più che la creatività dell'artefice, che ascolta la materia e sa ricavarne fuori anche degli elementi ulteriori, la perfeziona nel lavoro mimetico la natura, scoprendo per esempio che facendo girare un pezzo d'argilla su un tornio, facendolo ruotare con il piede, si ottengono una quantità di forme molto più regolari e molto più differenziate l'una dall'altra, e così via. È proprio questo aspetto sperimentale che è presente nella seconda tecnica come gioco, e che è naturalmente completamente proiettabile sul progetto, ancora ripeto, come dicevo prima, un progetto che è ancora larghissimamente da mettere a terra, come si dice oggi, di Zuckerberg. Qualche cosa in cui lo spazio è determinante, ma lo spostamento spaziale riesce a produrre un'esperienza dello spazio completamente diversa. Per questo la presenza di ologrammi mi era sembrata più interessante di molte altre cose, per esempio della presenza degli avatar. Ma ci sono adesso nella parte finale di questa presentazione vengono presentati i progetti su cui si lavorerà nei prossimi anni, ed è quello di un avatar molto, estremamente ben definito, addirittura i pori sulla pelle, eccetera, in grado anche di spostarsi. Io direi che qui è presente, sono ancora nell'ambito dei problemi toccati da Pina, l'interessante opposizione, insomma comunque differenziazione tra tutela e cura, che ritrovo in un altro pensiero di Benjamin sulla seconda tecnica, e anche su quanto io ho detto sulla scrittura estesa, e cioè che la seconda tecnica è il luogo
di processi generativi di quella che oggi chiameremmo individuazione. Per questo parlavo di capitale sociale, capitale, scusate, culturale, capitale semantico, che è la definizione proprio di Luciano Floridi in un bell'articolo di qualche anno fa. Il capitale semantico comincia a essere giocato sempre più nell'ambito di queste forme di espressione sincretica che la rete rende possibili, indipendentemente dal fatto, faccio un salto e rispondo all'ultima delle domande che mi sono state poste, cioè Michele, se ho ben capito, Michele dice che oltre a imparare il linguaggio, oggi il compito quindi di didattico, il compito che dovrebbero assumersi le scuole, i luoghi di insegnamento, sarebbe quello di arrivare a garantire una maggiore competenza nella programmazione di come funzionano i sistemi. Io sono molto d'accordo su questo, però vorrei ricordare a Michele che noi parliamo la lingua che abbiamo imparato senza sapere nulla delle sue strutture profonde, cioè non sappiamo niente di come funziona il linguaggio, non abbiamo le stesse cognizioni che per esempio Chomsky ritiene essenziali per la comprensione del linguaggio, e tuttavia lo parliamo e possiamo essere appunto con il linguaggio in tutte le posture, le infinite posture che il linguaggio consente. Un occhio particolare bisognerà dedicare ai bambini, che avete visto così presenti nel mio PowerPoint, è una richiesta molto pressante all'istituzione scolastica perché si aprano questi spazi sperimentali. Claudia pone una questione sui presupposti antropomorfi, tecnica, velocità. Dunque, se ho ben capito, Claudia teme che alcune performance macchiniche possano faraggio in modo crescente su quelle nostre. Questo da alcuni punti di vista è ormai già acquisito. Per esempio, scordatevi che con un computer Deep Blue, quindi non di quelli che hanno immagazzinato le grandi partite e hanno imparato da lì, ma di quella generazione, come ha chiarito Floridi, che ha imparato da solo a giocare a scacchi, a giocare a Go, scordatevi che, che con questo computer potrete vincere. Vince lui sempre, perché è soltanto un problema di rapidità di calcolo e quindi vincerà sempre lui. Però il limite antropomorfo forse è qualcosa che può essere, anzi, che è qualcosa che è nato per essere continuamente rinegoziato. Questa è la mia idea. E c'è sempre una situazione intermedia nel quale questo limite può essere rinegoziato. Guardate nella robotica sociale, per esempio, come si vada a rinegoziare continuamente l'ambito dell'effettiva interazione tra i robot sociali e i loro interlocutori, è lo stesso tipo di esperienza. Di cura reciproca, per esempio, che si stabilisce tra questi contraenti del rapporto. Consiglio Claudio, se non l'ha già fatto, di leggere il libro molto bello Clara e il sole. Clara e il sole di Ishiguro, Katsuo Ishiguro, è uscito da qualche mese, che è un libro su un robot sociale che è capace di fare alcune cose che non le sto adesso ad anticipare, su cui si impara molto. La seconda tecnica, per chiarire meglio, quello che Benjamin chiama, secondo me con un errore, seconda tecnica, è in realtà la vera tecnica. La seconda tecnica, cioè il lavoro sperimentale, giocoso e di perfezionamento della physis, è la tecnica in senso originario. È la prima, che è qualcosa di derivato dalla sua vicinanza con dei sistemi di potere, mentre la seconda tecnica è quella davvero più originaria. Quello che mi interessava
e che mi sembra si avveri piuttosto oggi che non ai tempi di Benjamin, è che la seconda tecnica ha a che fare profondamente con le immagini prodotte tecnicamente, meccanicamente, che oggi sono diventate, come sapete, una famiglia di immagini in continua evoluzione, anche spaventosa evoluzione. Con questa famiglia di immagini la seconda tecnica funziona particolarmente bene. Perché? Perché è piuttosto orientata sul gioco, sull'engagement. Qualcuno ha proposto di tradurre engagement, la parola usata da Marafuris, con collusione, perché dentro c'è il ludus del colludere, somiglia moltissimo a questo tipo di engagement, che non ha a che fare tanto con l'aspetto visivo dell'immagine quanto con la sua capacità di farsi manipolare, di suggerire, proprio come succede nel material engagement, di suggerire soluzioni e di farsi riorganizzare, destrutturare e ristrutturare. Quindi vedrei qui di nuovo una relazione che, piuttosto che presentarsi come contrapposizione, è una relazione che si apre sulle infinite risorse della integrazione. E integrazione è la parola che ho usato più spesso nella mia presentazione ed è una parola secondo me preziosa. Scopro le carte. Questa parola mi proviene da Vygotsky. Vygotsky, il grande psicologo sperimentale degli anni 30, morto nel 34, giovanissimo, 37 anni, scrive questo libro Pensiero e linguaggio, che è un libro ancora oggi leggibile come un contributo preparato nei nostri giorni, nel quale libro mette in evidenza quanto sia stato decisivo nell'ontogenesi, quindi nell'apprendimento del linguaggio, che questa tecnologia che abbiamo ricevuto dai nostri predecessori venga interiorizzata e messa al lavoro con dei giochi che la rendono sempre più vicina a qualche cosa che può dar vita ad un capitale semantico e a processi di individuazione. Quindi pensare il concetto di integrazione nel nostro approccio agli sviluppi che ci saranno nei confronti delle tecnologie, per esempio nella robotica, come vi dicevo, e alla grande plasticità dei processi di integrazione. Ecco, non so se ho risposto in modo convincente, ma penso di aver risposto a tutti. Bene, grazie molte a Pietro Montani anche per questo giro di risposte, molto ricco, molti interrogativi aperti insieme alle risposte. Direi che stiamo lavorando da circa 3 ore, è il tempo, poco meno di 3 ore, è il momento di non solo fare una pausa ma chiudere. Do appuntamento a tutti per la presentazione della ricerca, facendo i migliori auguri a Valentina, che è stata bloccata da motivi di salute in queste settimane. Forse anche... Ci uniamo agli auguri. Molti auguri di una guarigione pronta e completa a breve, e grazie ancora. Ricordo che i materiali di questo lavoro, come di altri che abbiamo fatto in questi ultimi anni, intorno a tutti gli intrecci possibili dell'estetica con i vari campi di ricerca del nostro dipartimento e non solo, sarà disponibile anche come registrazione a partire da qualche settimana sul sito Architecture and Humanities del Dipartimento. Poi faremo girare a questo stesso indirizzario anche il link appena sarà disponibile. Di nuovo grazie a tutti e buona serata. Spero che avremo anche con Pietro altre occasioni di discussione. Sarebbe un piacere approfondire anche per me, anche per questo me. Ragionamento sulla tecnica, per esempio, varrebbe proprio la pena di essere approfondito a parte, anche in chiave filosofica, così come quello sul gioco, che sì, anche lì si aprivano sfondi molto ampi, e varrebbe la pena di capire quanto quel patrimonio di elaborazione che lui richiamava, ma anche, per esempio, che so io, che Iwao Bateson, per dire due nomi che hanno contribuito enormemente a ripensarlo nel Novecento, quanto quel patrimonio possa essere attualizzabile in relazione ai nostri problemi da questo angolo beniaminiano della seconda tecnica in particolare, con tutti i nessi
collegati alla mimesis come anche al gioco, e qui ci sarebbe da parlare di nuovo per altre ore, ma appunto abbiamo dato materia a un prossimo incontro bello sostanzioso. Di nuovo grazie a tutti e buona serata. Grazie a te Andrea, presto. Buona serata. Buona serata. Arrivederci. Arrivederci a tutti, grazie. Grazie anche degli auguri.